Innanzitutto benvenute e benvenuti a questa tavola rotonda, appunto valutando il SIMPAR, saperi esperti per la valutazione delle politiche e il rilancio del paese, promossa appunto dall'Associazione Italiana di Valutazione. Io, insomma, per chi non mi conoscesse, sono Donatella Poliandri, sono prima ricercatrice all'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, insomma, l'INVALSI, dove coordino l'area di ricerca in e sviluppo. Introdurrò e condurrò questa tavola rotonda in qualità di componente del direttivo di AIVE, che è qui, insomma, al gran completo, e per conto dello stesso direttivo. Perché abbiamo sentito la necessità di questo incontro? Ora stiamo attraversando, lo sappiamo, una fase di grandi cambiamenti, potremmo dire sconvolgimenti ambientali, demografici, socio-economici, in una situazione di sempre maggiore globalizzazione delle emergenze, dalla crisi sul clima a quella sanitaria che stiamo vivendo in questo momento. Sappiamo, auspichiamo che l'azione politica comprenda e affronti al meglio questi continui mutamenti, mettendo a riparo appunto dai rischi, contenendo la paura, fronteggiando le sfide, e cercando di cogliere tutte quelle opportunità di cambiamento, anche positivo, che questo momento storico sta ponendo di fronte a noi, ma di fronte anche al Paese. Quale peso, cioè cosa grava su tutti i livelli decisionali pubblici? Quale responsabilità strategica? Siamo sul limiare di un cambiamento e possiamo considerare come cruciale la necessità di far emergere modi democratici ed equi per affrontare queste sfide. Ecco, pensiamo che quello che noi abbiamo chiamato lo sguardo valutativo, la valutazione, possa essere uno di quei modi, senz'altro a nostro avviso uno dei più rilevanti. Ora, di fronte all'esigenza di utilizzare in modo efficiente, efficace, strategico le risorse economiche che già sono in campo e che ancora di più arriveranno nei prossimi mesi, per garantire la ripresa del nostro paese e le politiche che attengono alle scelte economiche che saranno attuate, riteniamo sia giunto il momento di mobilitare, appunto, ci siamo detti, tutte quelle conoscenze e competenze che da quasi un secolo hanno partecipato a concorrere al consolidamento di questo sguardo valutativo sulle politiche pubbliche. Mi riferisco chiaramente alle competenze che oggi abbiamo chiamato qua raccolta, quelle politologiche, sociologiche, economiche, statistiche, psicologiche, antropologiche. Ecco, dal nostro punto di vista, non per costruire dei dispositivi amministrativi di controllo e sorveglianza e preoccupandoci, ma non certo preoccupandoci unicamente della validità e attendibilità delle procedure di raccolta dei dati, diciamo degli aspetti di ricerca tout court che più facilmente come studiosi ci attengono e seppur certo molto rilevanti per garantire il metodo dei processi di valutazione, ma a nostro avviso anche e soprattutto per disseminare occasioni di apprendimento sistematico e processi di miglioramento basati sull'evidenza. Sentiamo dunque la necessità, diciamo così, di riflettere insieme anche sugli aspetti concernenti la rilevanza delle politiche pubbliche individuate. L'etica, pensiamo al rapporto che intercorre fra valutazione ed etica, quindi valutare le politiche pubbliche e gli aspetti etici che questo, no, corrisponde. Cioè, un esempio su tutti ha a che fare, ad esempio, con le politiche che si stanno compiendo a livello comunitario, ad esempio, sul piano vaccinale. E l'utilizzabilità degli esiti della valutazione da parte di tutti quei soggetti che poi dovranno essere sui territori, nei luoghi di lavoro, nei luoghi decisionali a tutti i livelli, i veri agenti del cambiamento. E promuovendo dunque l'elaborazione anche di un disegno istituzionale di governance di questi processi che si possa sostanziare in un cambiamento negli assetti organizzativi, tale da garantire una reale indipendenza della valutazione a tutti i livelli. Ecco, riteniamo che mai come in questa fase sia necessario uno sforzo comune dei livelli istituzionali, delle parti sociali e di tutti i saperi per concorrere all'individuazione e all'accompagnamento di questi percorsi di ripresa in modo tali che siano adeguati al momento che stiamo vivendo ed efficaci. Quindi
Pensiamo che i sistemi delle conoscenze accademiche, della ricerca, delle competenze professionali abbiano pertanto il compito di contribuire insieme a questo sforzo, mettendo le proprie capacità riflessive, analitiche, di ricerca, nei propri, come dire, nei propri ambiti, al servizio appunto di questo, del rilancio del paese. IVE, da questo punto di vista, sta provando a raccogliere, sta raccogliendo suggerimenti e contributi per costruire un documento su questi temi, un documento che momentaneamente abbiamo appunto intitolato per un rinnovato sguardo valutativo a sostegno delle politiche e rilancio del paese, che vorremmo a breve promuovere nella forma della lettera aperta alle autorità di governo. Alcune delle cose che vi ho qui accennato sono già presenti nel documento che abbiamo elaborato, insomma, in bozza molto avanzata. L'occasione di questa tavola rotonda è quindi per AIV molto importante anche per ascoltare e cogliere eventuali stimoli dei relatori e suggerimenti in questa direzione. Ora, chiaramente, oltre a ringraziare i soci e i soci qui tutti presenti, mi fa piacere anche ringraziare alcuni presenti nel pubblico, in primis, devo dire la verità, anche perché è il mio direttore generale. Ringrazio il direttore generale dell'Invalsi, dottoressa Nasirica, della sua presenza. Dovrebbe più tardi essere con noi anche la presidente dell'istituto, professoressa Anna Maria Aiello. Ringrazio anche la struttura nazionale della funzione pubblica, della CGIL, che è presente con una delegazione piuttosto nutrita di responsabili delle funzioni centrali e delle autonomie locali, nonché delle professioni infermieristiche a livello nazionale. Come AIV stiamo infatti anche pensando a un'iniziativa, un percorso successivo a questo primo incontro, che invece è rivolto adesso alle associazioni scientifiche. Successivamente lo pensiamo, come meglio indicherà il presidente, appunto il professor Tomei, della nostra associazione, che coinvolgerà più direttamente anche i livelli politici e le parti sociali. Ma in particolare desidero ringraziare la quinta F del Liceo Economico Sociale dell'Istituto Omnicomprensivo di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, che ha deciso di partecipare all'incontro. Mi hanno scritto ad AIV. Ringrazio in particolare la dirigente scolastica, professoressa Lorella Romano, e anche tutti i docenti del consiglio di classe per aver mostrato appunto un interesse a questa nostra iniziativa. In particolare la classe, ho saputo, mi è stato scritto, con la docente Santroni di Scienze Umane e la docente De Vincentis di Economia e Diritto, riprenderà gli argomenti che oggi saranno trattati in questa tavola rotonda, appunto per lavorare sull'importanza della valutazione, in particolare chiaramente sotto la prospettiva socio-economica, dato appunto come dire, il ruolo delle due docenti, da un lato, ma anche, cosa secondo me ancora più rilevante, sul protagonismo e l'ascolto attivo delle giovani generazioni per orientare le politiche pubbliche del futuro. Ecco, le insegnanti mi scrivono che auspicano di rimanere collegati con questa iniziativa anche dopo, per un reciproco scambio di idee, opinioni, prodotti. Ecco, a nome del direttivo posso dire che ciò sarà possibile, che anzi auspichiamo. Mi sembrava rilevante far presente ai relatori questa presenza, la presenza di questa classe che per lo più quest'anno sosterrà l'esame di Stato, per cui gli facciamo anche i migliori auguri. Lo possiamo ritenere non solo un importante momento di confronto, ma anche in un certo senso valutativo di quanto di ciò che diremo possa diventare anche patrimonio, insomma, delle giovani generazioni. Quindi ci sembra abbastanza interessante la scelta di partecipazione di questa classe. Passerei dunque a presentare i relatori di questa tavola rotonda. Li presento proprio in ordine di apparizione, perché alcuni di loro dovranno lasciarci per motivi istituzionali e non riusciranno a concludere la mattinata. Corrado Crocetta è presidente da luglio 2020 della Società Italiana di Statistica, è professore ordinario di statistica dell'Università degli Studi di Foggia, nonché direttore del centro interuniversitario CIRPAS. Annovera moltissime pubblicazioni su tematiche attinenti alla valutazione ed è inoltre revisore dei conti e membro OIV. Abbiamo poi Buongiorno. Buongiorno, grazie. Abbiamo poi il professor Gabriele Ballarino, ordinario di sociologia economica all'Università di Milano. In particolare, sappiamo, insomma, si occupa di stratificazione sociale e disuguaglianze, con particolare riferimento ai processi educativi e di formazione professionale e alla mobilità geografica.
è presidente della Società Italiana di Sociologia Economica. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo con noi Gabriele Tomei, che dal 2020 è presidente dell'Associazione Italiana di Valutazione, insomma è il presidente della nostra associazione, è professore associato di sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. Dal 2000 si occupa di valutazione delle politiche sociali e dello sviluppo con un interesse specifico per i problemi teorici e metodologici della valutazione partecipata. È direttore scientifico del centro di ricerca VOICE sulla valutazione di outcome e di impatto sociale dei programmi complessi. Grazie, buongiorno. La professoressa Maria Carmela Godi, ordinaria di sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che è stata eletta presidente dell'Associazione Italiana di Sociologia a gennaio 2020, già presidente del Consiglio delle Associazioni Nazionali nell'ambito dell'Associazione Europea di Sociologia, l'ESA. I suoi principali ambiti di studio, insomma, sono la teoria sociologica e la metodologia della ricerca sociale. Buongiorno, professoressa. Mi sta sentendo? Ah, Sì, avevo il microfono spento. Buongiorno, grazie, buongiorno a buongiorno. tutte e tutti. Francesca Longo, professoressa ordinaria in scienza politica presso l'Università degli Studi di Catania, dal 2018 è presidente della Società Italiana di Scienza Politica, ossia appunto l'Associazione Nazionale dei Politologi, ed è delegata del Rettore all'internazionalizzazione. Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. La professoressa Romilda Rizzo, ordinaria di Scienza delle Finanze all'Università degli Studi di Catania, oltre ad aver ricoperto vari ruoli rilevanti nell'Ateneo, incluso essere stata prorettore vicario, è stata componente della Commissione Tecnica della Finanza Pubblica, successivamente presidente della CiVIT e poi di ANAC dal 2012 al 2014. Dal 2018 è presidente della Società Italiana di Economia Pubblica. Buongiorno. Buongiorno. E infine, chiaramente non per ultimo, ma insomma, il dottor Massimo Tommasoli, che ha un dottorato di ricerca in antropologia conseguito alla Scuola di Studi Superiori in Scienze Sociali di Parigi ed è permanent observer per l'International Institute for Democracy and Electoral Assistance presso le Nazioni Unite. E fra i suoi principali settori di competenza spiccano la valutazione dell'aiuto umanitario e l'antropologia della democrazia, ed è consigliere della Società Italiana di Antropologia Applicata. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, vi pongo dunque, ringrazio, diciamo, gli eminenti colleghi e, come dire, partirei, con il vivo, appunto entrerei nel vivo di questa nostra mattinata, ponendo ai nostri relatori alcune domande, che ci farebbe piacere guidassero il vostro intervento e la vostra riflessione. Ossia, anche alla luce, diciamo, di questa breve introduzione a questa tavola rotonda, a noi interesserebbe capire quanto e se riteniamo, ritenete utile, che, lo sguardo valutativo, come dire, quanto ritenete utile appunto lo sguardo valutativo in questa fase così delicata per il Paese, in un contesto globale anch'esso davvero delicato, e quale ruolo ritenete che questo sguardo possa svolgere oggi, diciamo, e quale ritenete possa essere il contributo che la vostra disciplina può apportare a questo sguardo, sia singolarmente, cioè ciascuna disciplina per sé, sia intensificando un dialogo costruttivo fra le discipline, nonché fra e con gli altri saperi esperti del settore valutativo, per accrescere la rilevanza della valutazione, rafforzarne gli esiti, nonché la voce, appunto, diciamo, nella valutazione stessa. Ecco, questi sarebbero, diciamo, gli aspetti sui quali vi chiederei un intervento. Come già vi è stato anticipato, vi pregherei di rispondere riflettendo, appunto, a partire da queste domande guida, in 10-12 minuti. Mi corre l'obbligo di ricordare, appunto, questi tempi affinché sia possibile eventualmente avere un tempo di riflessione collegiale aggiuntivo, successivamente. Apriremo il dibattito con i partecipanti alla tavola rotonda e con tutti coloro che oggi appunto ci stanno seguendo alle 12, e a tutti coloro che desidereranno successivamente intervenire, pregherei appunto di prenotarsi scrivendo in chat. Vi ricordo infine che a seguire, a partire dalle 12:30,
avrà luogo l'annuale assemblea dei soci e delle socie di AIVE per l'approvazione del bilancio consuntivo 2020 e per la contestuale discussione sulle attività realizzate e quelle in programma appunto dell'associazione. Vi ringrazio ancora moltissimo appunto per aver partecipato a questa tavola rotonda e passerei dunque la parola al professor Crocetta. Grazie. Sì, grazie, ringrazio Donatella Poliandri per la bella presentazione, ma anche il Gabriele Tomei per questo invito. Ci ho tenuto particolarmente ad essere presente questa mattina e vi chiedo scusa in anticipo, ma purtroppo ho una commissione di concorso che inizia alle 10, per cui ho chiesto proprio che si iniziasse un po' prima perché ci tenevo ad essere presente a questo evento Valutando si impara, saperi esperti per la valutazione delle politiche e il rilancio del paese. Perché ritengo che questa iniziativa, che poi appunto dà luogo a questo documento, il momento iniziale di questo documento per un rinnovato sguardo valutativo che si vuole oggi lanciare, ritengo sia estremamente importante ed è in linea con quelli che sono anche gli obiettivi strategici della Società Italiana di Statistica che io presiedo. Come sapete, la Società Italiana di Statistica è la società scientifica più rappresentativa per quanto riguarda le nostre materie e noi da qualche mese abbiamo iniziato appunto un percorso che va in perfetta sintonia con quelli che sono i temi che sono stati presentati già questa mattina. Il 20 ottobre scorso, in occasione della giornata mondiale della statistica, il nostro collega, perché è un docente di un ordinario di statistica economica, il professor Giovannini, attuale ministro, in un incontro che noi avevamo organizzato, ebbe modo di raccontarci quella che era stata un po' l'evoluzione, la nascita di un progetto che aveva sviluppato dal 2014 al 2016 sul tema della vulnerabilità e della resilienza trasformativa. E ci raccontava appunto come questo lavoro fatto in tempi ovviamente pre-pandemia, perché ormai dobbiamo distinguere appunto la nostra storia, sicura i nostri libri di storia ormai tracceranno uno spartiacque rispetto al pre e al post pandemia, quindi in tempi non sospetti avevano già predisposto tutto un documento molto corposo che poi oggi troviamo pienamente presente, ampiamente presente in quello che è il programma strategico della resilienza. E praticamente, se andiamo a vedere, è stato ripreso pienamente da Next Generation EU, e dove la parte più consistente delle risorse è proprio destinata a quello che è il dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza. E se si va a vedere sul sito si vede che lì ci sono già tutti gli indicatori, ci sono dei rapporti tecnici di un lavoro che per fortuna ci ha fatto trovare preparati, nel senso che era stato già preparato il terreno per fare questo tipo di attività. E andando a leggere quel programma, ma anche quello diciamo ovviamente più recente, quello riportato appunto nel dispositivo europeo, ci si rende conto che per la realizzazione delle tante attività di progettazione è necessario che vengano individuati degli obiettivi strategici, è necessario individuare i KPI che poi verranno utilizzati, gli indicatori che verranno utilizzati appunto per valutare i vari progetti, le varie iniziative, con una valutazione che deve essere sia ex ante ma anche ex post, ed è necessaria pertanto una grandissima quantità di dati. Per cui per poter avere questi dati è necessario che la statistica pubblica in primis, ma in generale tutti gli organismi che vengono coinvolti in questo processo di progettazione, siano pronti a fornire una serie di dati che devono avere delle caratteristiche importanti. Fra questa sottolineo il fatto che bisogna essere pronti anche a fornire degli indicatori non solo oggettivi,
come spesso si tende a fare nell'ambito della statistica ufficiale, ma è necessario che vi siano anche degli indicatori di tipo soggettivo, ovvero penso per esempio agli indicatori ormai presenti nelle statistiche ufficiali come quelli relegati alla vulnerabilità o alla misura del capitale umano, ma sicuramente la categoria più ampia è quella legata al BES, cioè al benessere ecosostenibile. Da questo punto di vista, noi come SIS a gennaio scorso abbiamo consegnato alle massime autorità statistiche del nostro paese una petizione che abbiamo lanciato come Società Italiana di Statistica, chiedendo appunto in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo che la statistica pubblica possa fornirci dei dati tempestivi, dei dati di qualità e dei dati che debbano essere affidati a dei professionisti qualificati che devono avere quindi tutte le necessarie competenze per poterli esaminare. Questa petizione ha avuto molto successo, noi abbiamo raggiunto 1400 firme nel nostro ambito, ma poi è stata ripresa da altre organizzazioni, vedi Open Data, e la raccolta di firme ha raggiunto 40.000 firme, abbiamo avuto 40.000 firmatari e questo documento è stato poi consegnato nelle mani del presidente del COGIS, che appunto è l'organismo che vigila a livello nazionale sulla qualità del sistema statistico e anche sulla completezza delle informazioni statistiche fornite a livello nazionale. Inoltre avevamo come rappresentante della presidenza del Consiglio la consulente dell'allora ministro, primo ministro Conte, che era la professoressa Filomena Maggino. Ebbene, in questa nostra petizione noi affrontavamo anche un tema per noi strategico, che è quello della certificazione delle competenze, perché non è importante solo poter disporre di dati di qualità, ma è importante che le persone che utilizzano questi dati di qualità abbiano le competenze necessarie. E da questo punto di vista, in modo molto sintetico, mi permetto di pensare a quello che è il lavoro molto molto interessante fatto a livello nazionale per quanto riguarda gli elenchi delle persone che fanno parte dei nuclei di valutazione o degli OIV, dove il fatto di costituire questi elenchi di esperti va ad indicare innanzitutto la necessità di poter certificare l'esperienza di questa gente, ma è importante anche che poi questa gente attraverso i sistemi formativi possa tenere sempre aggiornato il proprio livello di conoscenze e di competenze. Ma è anche importante lavorare quindi non solo sul sistema delle competenze, ma anche su nuovi metodi e su nuovi algoritmi valutativi, perché abbiamo bisogno appunto di valutare, come dicevo prima, le politiche pubbliche sia nella loro valutazione di impatto ex ante ed ex post, e questo è previsto ormai praticamente in tutti i progetti sia nazionali che internazionali. A tal proposito, la Società Italiana di Statistica, insieme con l'ASVIS e con l'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara, il 20 marzo scorso ha organizzato un evento che potete vedere su internet, in cui avevamo come relatori Ted Gordon, Elisabeth Floresco ed Hector Casanueva, dedicato proprio al tema dei Future Studies. Sostanzialmente, che cosa dicevamo in questo evento? Con i Future Studies noi vogliamo mettere a punto degli algoritmi che siano in grado di fare previsioni andando a sfruttare quelle che sono le conoscenze a priori dei testimoni privilegiati per costruire degli scenari anche in condizioni come quelle in cui viviamo, in cui non abbiamo la possibilità di basarci su un dato storico, sull'esperienza pregressa. E queste tecniche sui Future Studies, come sapete bene, sono state messe a punto durante la Guerra Fredda per capire appunto quali potevano essere l'evoluzione o i problemi legati, per esempio, a delle esplosioni nucleari, a una guerra nucleare, per cui sono metodi ormai assolutamente solidi che ci consentono di prevedere in qualche modo il futuro con metodi, diciamo, abbastanza innovativi. Perché i decisori pubblici molto spesso ritengono che le statistiche ufficiali siano in grado di fornire delle verità. Io in maniera molto più umile mi limito a dire che la statistica è in grado
grado di fornire la stima possibile dato un modello concettuale. Per cui, diciamo, bisogna essere realisti su quelle che sono le nostre reali potenzialità. E quindi io vorrei in qualche modo utilizzare questo autorevole palcoscenico per lanciare una proposta che poi penso sia insita nell'evento odierno, cioè quello di creare un'alleanza fra le varie società scientifiche interessate alla valutazione e di poter lanciare, così come abbiamo, facendo tesoro dell'esperienza che abbiamo già fatto come SIS, una petizione che possa chiedere dati di alta qualità che siano disponibili in modo tempestivo, che siano diciamo trattati e siano resi appunto alla portata di persone qualificate, in cui noi come società scientifiche ci impegniamo appunto a testimoniare, a certificare la qualità delle persone che appunto daranno il loro contributo. E in questa alleanza, il tema centrale di questa alleanza è che deve promuovere quella che è l'evaluation literacy, che penso sia un argomento di cui poi avremo modo di discutere nel corso di questa mattinata di lavori. Per cui io vi ringrazio intanto dell'invito, proverò, se il concorso me lo consentirà, a ricollegarmi per partecipare attivamente a questa discussione, ma ovviamente non vedo l'ora di poter ascoltare i video e la registrazione di questa giornata, ma sono sicuro che questa non è che la prima puntata, perché spero che questa proposta possa in qualche modo essere recepita anche dagli altri, che insieme, facendo sistema, network, si possa incidere, perché questo paese ha bisogno appunto di una rinascita e che venga fatta sfruttando le migliori energie scientifiche, che le migliori conoscenze e le migliori esperienze del paese. Grazie a tutti. Professor Crocetta, la ringrazio molto. Chiaramente è stato molto interessante il suo intervento, mi sono segnata molte cose. Chiaramente l'aspetto del cuore, appunto, come la statistica sia in grado di fornire la migliore stima possibile dato un modello concettuale, c'è quindi tanto da riflettere anche sui modelli concettuali, chiaramente, che andiamo a proporre, chiaramente è il cuore di una riflessione. Mi ha fatto molto piacere, insomma, che lei abbia ricordato la petizione che ha coinvolto così tante persone, insomma 40.000 firme. Sono moltissime, sto rilancio anche per un'alleanza per comune, appunto, non mi sembra distante dalle indicazioni che ci siamo appena dati, tenendo appunto sotto controllo la richiesta di dati, di questa grande quantità di dati, e quindi anche una necessità, di rendere edotta anche probabilmente la pubblica opinione su che cos'è un dato, cioè la digital literacy, appunto, l'evaluation literacy, chiaramente è un aspetto molto rilevante che dovremo, in termini di competenze che si devono costruire, molto molto importante. Quindi io la ringrazio molto, e con queste tematiche che dunque anche assumiamo, lascerei dunque la parola al professor Ballarino. Buongiorno, grazie molte dell'invito. Mi fa molto piacere che si stia svolgendo questa iniziativa e mi fa piacere ascoltare, ho sentito con piacere l'intervento che mi ha preceduto. Il problema esiste, il nostro paese patisce una mancanza di dati che è molto grave per gli studiosi, e qualsiasi iniziativa che vada nella direzione di un miglioramento della disponibilità di dati sarà assolutamente sostenuta dalla SISEC. La SISEC, la Società Italiana di Sociologia Economica, che ho l'onore di presiedere, per statuto sostiene e promuove la ricerca empirica teoricamente fondata, quindi mi sembra di essere assolutamente coerente con quello che ha appena detto la dottoressa Poliandri. Venendo più al tema e alle domande che ci sono state poste, quanto è utile lo sguardo valutativo? Molto, molto. E credo
però che la metafora dello sguardo vada precisata, perché lo sguardo può essere anche lo sguardo casuale, lo sguardo incidentale, lo sguardo del flaneur, lo sguardo della persona che va a spasso per la città, come a me e a molti tra i qui presenti sicuramente piace fare. Purtroppo nell'ultimo anno l'abbiamo potuto fare poco, solamente nella nostra città e possibilmente vicino a casa. Allora, lo sguardo casuale che cade sulle cose spesso può dire molte cose. Ma lo sguardo della valutazione è diverso. Lo sguardo della valutazione è uno sguardo scientifico. E la valutazione scientifica che Live promuove non è utile, è indispensabile. E io credo che molte delle difficoltà che sono state richiamate prima, in cui il nostro paese si trova in misura particolare anche in confronto ad altri, in questo drammatico contesto internazionale, credo che la mancanza di un'attività sistematica di valutazione delle politiche pubbliche sia una delle ragioni, e non solo della difficoltà del paese in questo momento, ma della circostanza nota, credo, a tutti i presenti, per cui il nostro paese negli ultimi 30 anni è quello che è cresciuto di meno tra i paesi ricchi. In primo luogo credo che ci sia una drammatica mancanza di valutazione delle politiche pubbliche. Valutazione delle politiche pubbliche in Italia se ne fa pochissima, e quella che si fa non sempre è fatta bene. Con un gruppo di amici e colleghi abbiamo appena sottomesso un paper sulla valutazione sperimentale delle politiche dell'istruzione in Italia, e i lavori di questo tipo si contano sulle dita di due mani, sono pochissimi, e non hanno avuto nella gran parte dei casi la circolazione che si merita. Una valutazione scientifica, una valutazione delle politiche pubbliche è indispensabile per prendere decisioni sensate. Le cronache giornalistiche sono piene di sprechi, di inefficienze, di errori. La storia della pandemia Covid-19 in Italia è in primo luogo la storia drammatica di incompetenze a tutti i livelli, dai più alti ai più bassi. L'Italia è tra i paesi che ha pagato un prezzo più alto a questa pandemia, e ci sono delle responsabilità che devono essere individuate. Ma forse non è il caso di dilungarsi troppo su questo. Il punto che voglio fare è semplicemente che una migliore attività valutativa è indispensabile per la riforma della pubblica amministrazione. Mi fa molto piacere che sia qui presente la CGIL, la funzione pubblica, con cui in passato ho lavorato, sia pure a livello regionale. E credo che il primo ambito su cui questa valutazione dovrebbe esercitarsi è proprio l'ambito del pubblico. Nel corso di quest'anno non farò discorsi generali, mi riferirò solamente alla mia università e alle università che conosco. L'efficienza delle amministrazioni è diminuita drasticamente. E si può cogliere l'occasione delle trasformazioni nel lavoro che sono suggerite dalle che sono state adottate per forza in una prima fase, ma che potrebbero essere adottate per scelta nel futuro, per esempio un ricorso più diffuso al lavoro a distanza,
forme di lavoro, diciamo, innovative, ma questo non può andare insieme a una valutazione in cui ciascuno, dai dirigenti al personale, alle organizzazioni sindacali, deve prendersi le proprie responsabilità. Finora nella pubblica amministrazione italiana non si è valutato, non si è valutato nessuno. Allora, che ruolo può avere la disciplina specifica rispetto a questo? La sociologia economica studia le politiche e quindi le politiche sociali, in particolare le politiche economiche, quindi non può esimersi dal ricorso alla valutazione. Ma quale valutazione? Io credo che fare per la valutazione vada fatto il discorso che spesso mi capita di fare per le riforme. Spesso in Italia sembra di ci sia un'opinione comune per cui fare una riforma qualsiasi, anche non buona, è meglio che non farne nessuna. Così come fare una valutazione whatsoever, quale che sia, è meglio che non farle nessuna. Io non sono d'accordo. Meglio non fare riforme piuttosto che fare dei pasticci, meglio non fare valutazione piuttosto che fare dei pasticci. Allora, nei giorni scorsi ho avuto uno scambio di mail con alcuni colleghi soci della SISEC più giovani, che in passato hanno collaborato con AIV, a proposito di questa iniziativa, e dal scambio di mail con loro sono emerse, diciamo, tre idee che potrei dire ispirano la posizione della nostra organizzazione in merito alla valutazione. Sono tre punti che introduco brevemente. Allora, il primo è chiarezza, il secondo distinzione dei ruoli, il terzo sobrietà. Mi spiego. Chiarezza: il punto è che la valutazione deve essere chiara, bisogna chiarire bene che cosa si valuta. Si valuta la politica? Si valuta l'implementazione della politica? Si valutano i risultati? La mancata distinzione tra queste componenti di una politica, che sono analiticamente molto distinte. Una cosa è la politica che viene disegnata negli uffici del Ministero, un'altra cosa è la politica che le amministrazioni mettono in opera, un'altra cosa sono gli esiti che questa implementazione ottiene. La mancanza di una distinzione chiara a questo proposito provoca confusione, provoca cattiva valutazione, e ripeto, meglio nessuna valutazione che cattiva valutazione. Secondo punto, distinzione dei ruoli. Una cosa fondamentale, sembra quasi banale dirlo, ma va detto, è che chi valuta deve essere distinto da quello che viene valutato, pena conflitti di interesse colossali e scarsa attendibilità della valutazione. Questo non vuol dire che forme di valutazione che coinvolgono i valutati, come la valutazione partecipata delle scuole, non si debbano fare. Ma è importante che anche in questi casi si definiscano delle procedure che minimizzino i contrasti di interesse e massimizzino l'obiettività della valutazione. E, come si diceva prima, la chiarezza riguardo a cosa si valuta. E infine il terzo punto, che riguarda più noi, diciamo, gli studiosi, i ricercatori che si occupano di valutazione, che fanno valutazione. Ecco, sobrietà. I valutatori devono pensare a valutare, non a dato. Devono essere molto concentrati sul fenomeno. Devono praticare quello che Adorno chiamava il primato dell'oggetto. Primato dell'oggetto sui tecnicalismi, sui virtuosismi metodologici che
cedono in qualsiasi tipo di valutazione. La valutazione che a noi piace di più, la valutazione quantitativa, di ispirazione controfattuale, spesso cade nel metodologismo fine a se stesso. D'altra parte, invece, la valutazione di tipo costruttivista, qualitativa, cade invece spesso nel virtuosismo lessicale, nel flatus vocis. Ecco, qui veramente nessuno è senza peccato, quindi nessuno può scagliare una prima pietra, ma tutti, credo, dobbiamo essere molto responsabili. Dobbiamo essere molto responsabili perché, mi avvio a chiudere, perché, come dicevo in apertura, la situazione della valutazione scientifica nel nostro paese non è buona, non è sicuramente buona. Iniziative come quella di oggi sono molto importanti perché aiutano a compiere passi nella direzione giusta. Ecco, con questo chiudo, mi scuso perché anch'io verso le 11 dovrò andarmene perché riprendo a insegnare in presenza, sono molto contento di questo, è una giornata importante per me, dopo ho fatto qualche lezione quest'autunno, poi più niente, quindi c'è bisogno di tutta una serie di preparazioni per poter trasmettere anche la lezione agli studenti che non sono qui, quindi potrò seguire ancora per un po', ma anch'io poi, come si diceva prima, guarderò la registrazione e assolutamente sarò lieto con la mia organizzazione di contribuire alla prosecuzione di questo percorso molto importante che l'AIRE sta portando avanti e per il quale siamo grati all'AIRE. Grazie. Ringrazio tantissimo il professor Ballarino, a cui appunto umanamente rientro in presenza, penso che sia un momento davvero importante, lo penso sul serio, e lo ringrazio ancora di più perché mi pare che abbia posto innanzitutto la questione centrale del dato, che già era emersa nel precedente, appunto nel precedente intervento del professor Crocetta, appunto lamentando sia come dire una mancanza complessiva di dati, sia anche una mancanza sistematica di valutazione delle politiche pubbliche, appunto l'ha addirittura definita come drammatica nel nostro paese. Il suo intervento poi, a mio avviso, è stato dirimente in senso proprio, cioè ha provato a dirimere appunto lo sguardo scientifico-valutativo rispetto allo sguardo valutativo, ci ha aiutato, come dire, a definire a definire gli ambiti in qualche modo, così come la sua proposta, diciamo così, delle tre idee, quindi la chiarezza è dirimente rispetto a cosa si valuta, rispetto appunto alla differenziazione fra i ruoli, ma anche ha richiamato alla sobrietà in qualche modo i valutatori e alla messa in campo delle diverse tecniche, sia nei tecnicismi sia nella necessità, anche da un punto di vista più costruttivista, di ricostruire un processo e un percorso sempre più chiaro di metodo. Dunque lo ringrazio molto. A questo punto, quindi, su queste tematiche molto rilevanti sollevate dai nostri due primi relatori, chiederei al professor Tomei quindi di intervenire in qualità di presidente dell'Associazione Italiana di Valutazione, al quale passo la parola. Grazie. Grazie Donatella e grazie anche a tutti, diciamo, i colleghi che mi hanno preceduto per i grandi stimoli e anche per quelli che seguiranno. Oggi è una giornata veramente bella e ricca e diciamo molto anche appassionata. Due parole su AIVE, perché a differenza delle, diciamo, delle società scientifiche più codificate, probabilmente per alcuni risulterà un animale strano, no? Una sorta di cangatto dove si mescolano più elementi. AIVE è un'associazione che collega e tiene insieme la comunità dei valutatori e delle valutatrici italiane da circa 23 anni, e parla con mondi diversi, il mondo della ricerca accademica, il mondo delle professioni, il mondo delle istituzioni che fanno valutazione. Quindi ha come proprio mandato quello di promuovere il dibattito sulla valutazione e promuovere la cultura della valutazione. Da questo punto di vista la giornata di oggi è particolarmente espressiva di questa vocazione, di questo mandato. E in sé AIVE promuove una valutazione che sia costitutivamente plurale, aperta, dialogica. Questo è un elemento, diciamo, fondativo dell'associazione,
non solo fra collocazioni professionali, ma anche da un punto di vista più strettamente scientifico, come giustamente è stato evocato, dal punto di vista delle provenienze disciplinari, quindi delle competenze e dei contributi che le diverse discipline possono apportare alla riflessione valutativa, e più specificamente dal punto di vista dei metodi e degli approcci. Ovviamente condividiamo uno sguardo valutativo in senso ampio, che non intenda però la valutazione come meccanismo burocratico, se vogliamo, di ispezione, di disciplinamento, di forzatura dei processi. Taluno a volte può immaginare che la valutazione sia questo. Anche sulla stampa più recente si leggono interventi di una valutazione che sanzioni e che premi, che abbia esclusivamente questa funzione. Ecco, la cultura valutativa che AIVE promuove è invece di una valutazione che serva a osservare, serva a misurare, ma serva anche ad apprendere, serva ad emancipare, serva ad accompagnare le istituzioni e i processi. E mai come in questa fase storica abbiamo bisogno di una valutazione che sia capace di fare questo. L'emergenza è stato ben rappresentato inizialmente, quindi su questo punto sorvolo, ma Donatella Poglianzi ha ben descritto la fase storica, quindi di un'emergenza complessa che ha bisogno quanto mai di politiche articolate, politiche anche innovative per certi versi, in cui ci sia uno sforzo congiunto di diverse linee, diversi livelli anche di governo per cambiamenti strutturali che facciano effettivamente fare un salto al nostro paese, ma non soltanto con riferimento all'ultimo anno di affaticamento, ma di una storia ben più lunga. Ballarino giustamente citava un trentennio perduto in qualche modo, no? che il nostro paese non ha saputo cogliere. E per questo abbiamo bisogno di una mobilitazione corale dei saperi. Questo è un'evidenza di cui già questa giornata credo che sia rappresentativa. Una mobilitazione di saperi scientifici, sono assolutamente d'accordo, che abbiano però la capacità di mettere in dialogo i quadri epistemologici di riferimento, perché anche questo non è banale, ma è uno sforzo che inevitabilmente va fatto, così come le attrezzature metodologiche che ciascuna disciplina riesce ha meditato, ha maturato e attraverso le quali opera. Questo nel campo specifico della valutazione, per produrre un accompagnamento tanto del disegno delle politiche quanto anche dell'implementazione e dell'utilizzo dei risultati di queste politiche. E quindi in qualche modo anche nel monitoraggio e anche nella valutazione. Ecco, queste sono dimensioni rispetto alle quali il dialogo, la pluralità, l'intersezione, l'armonizzazione è assolutamente necessaria. Quindi quale valutazione? C'è bisogno di una valutazione sicuramente che possa basarsi su dati, che possa utilizzare e misurare dati. Ma c'è anche bisogno di una valutazione che al tempo stesso sappia interpretare i processi, li sappia comprendere. E utilizzo volutamente questi due termini che ovviamente estendono l'area di pertinenza della misurazione ad un'area più ampia e in qualche modo anche trascendono la misurazione. E soprattutto una valutazione che sia capace anche di promuovere il miglioramento. Quindi c'è anche una componente, se vogliamo, di attivazione che arriva dalla conoscenza prodotta. C'è bisogno di approfondire i modi dell'utilizzazione della valutazione, questo lo dicevamo, in diversi, cioè non solo produrre valutazioni buone, e questo è assolutamente doveroso, ma anche forzare e creare le condizioni perché l'uso di queste valutazioni sia fatto e sia fatto bene, quindi c'è un tema etico e un tema deontologico, e per questo anche c'è bisogno di contribuire a strutturare una governance istituzionale della valutazione, che tenga in equilibrio saperi esperti e istituzioni, che tenga in equilibrio livello centrale dello Stato con livello decentralizzato dello Stato, le regioni, gli enti locali, che tenga in equilibrio i diversi affondi tematici che sulle politiche si verranno a realizzare.
Ecco, IV sta su questi temi riflettendo in questi tempi, in questi periodi, e come sapete, insomma, ha in animo di avviare un'iniziativa che per adesso è ancora in nuce. Ai relatori abbiamo passato una primissima bozza di una di un documento, una lettera aperta, una petizione, come suggeriva prima Crocetta, che vorremmo costruire nelle prossime settimane proprio per mettere il punto sul tipo di valutazione e l'organizzazione della valutazione che è necessaria in questo periodo. Di questo illustro alcuni punti centrali molto rapidamente nel tempo che ho a disposizione, e ovviamente con un riferimento principale al PNR, al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, ma con uno sguardo che va anche oltre, che parla ai fondi strutturali 21-27 o diciamo a questa fase in cui i fondi, diciamo, un po' si sovrappongono. No. Ecco, l'auspicio è principalmente, diciamo, un auspicio che appunto mette insieme gli elementi che dicevo anche prima. Il primo è un auspicio che si venga a costituire un piano nazionale di valutazione. Attualmente il PNR non prevede un piano nazionale, prevede soltanto una valutazione fatta a livello comunitario, mentre invece è auspicabile che ci sia un disegno e un ruolo specifico degli stati nazionali nella valutazione, proprio per questa funzione di accompagnamento, articolato possibilmente anche con dei fuochi decentralizzati, perché le regioni sono degli attori di implementazione molto importanti, con delle articolazioni tematiche, perché anche le diverse missioni del PNR, le diverse linee progettuali dei fondi strutturali sono, diciamo, degli elementi che nella loro specificità meritano questo tipo di sguardo, e al tempo stesso integrata, quindi decentralizzata, tematizzata, ma integrata, articolata. Auspichiamo una valutazione che sappia e possa guardare al tempo stesso ai risultati che si verranno a creare, e sappiamo che il PNRR è costituito, diciamo, è orientato a misurare i risultati, anche perché altrimenti non, diciamo, dopo le prime tranche di finanziamento non potrà ricevere gli avanzamenti. Però questo è uno sguardo che, se rimanesse così, rimarrebbe miope, perché la valutazione deve approfondire anche lo sguardo all'implementazione dei processi e deve essere anche valutazione di osservazione dei meccanismi in atto, dei processi che si stanno implementando, delle biforcazioni che i programmi prendono, a sostegno appunto della tempestività di riallineamento rispetto appunto agli obiettivi che le varie missioni si sono date. Un auspicio a fianco a questo è che sia presa in considerazione anche la valutazione dell'impatto di genere delle politiche. Ciao Sergio. Che è una dimensione trasversale ma assolutamente strategica anche per gli obiettivi, diciamo, di equità e di rilancio che queste politiche vogliono mettere in campo, quindi tanto come valutazione regolativa che come valutazione di processo, in qualche modo anche come valutazione di impatto. Auspichiamo poi che vengano messe a disposizione adeguate risorse, che vuol dire da una parte dati, sicuramente abbiamo un problema paese sulla disponibilità dei dati, ma abbiamo anche un problema paese sulla disponibilità dei fondi e delle competenze per poter analizzare questi dati e osservare e raccogliere le informazioni necessarie. Quindi su questo abbiamo bisogno di un investimento, ecco, da parte del paese, un investimento anche nel campo delle risorse umane, un investimento per selezionare e attivare valutatori che siano esperti e che siano indipendenti, quindi chi mi ha preceduto, quindi sia Crocetta che Ballarino, si sono già soffermati su questo punto, la necessità di una professionalizzazione del valutatore e delle valutatrici, su cui tra l'altro come associazione abbiamo lavorato negli anni passati e stiamo tuttora lavorando. Il punto a cui siamo arrivati è che Istat sta recependo alcune nostre indicazioni e sta codificando la figura anche del valutatore e della valutatrice come figura professionale. Poi ovviamente ci sono, diciamo, i meccanismi di reclutamento e di selezione, e soprattutto
l'inevitabile necessità dell'indipendenza. Auspichiamo infine, per l'utilizzo, che vengano creati degli spazi e delle occasioni per una riflessività pubblica sugli esiti della valutazione, quali che siano, valutazione di processo, valutazione di esito, valutazione di impatto, ma che questi risultati trovino spazio per essere discussi e metabolizzati e addirittura capitalizzati da parte delle istituzioni e da parte delle parti sociali. Con questo chiudo questo intervento, ringraziando di nuovo tutti i partecipanti e come dire, rilanciando l'idea che ha avviato Crocetta di un'alleanza continuativa e strategica tra le nostre associazioni e società e magari anche con le altre che si vorranno aggiungere, intanto chissà, magari per condividere in corso d'opera questo testo che stiamo costruendo, ma sicuramente per continuare a dialogare insieme intorno a questi temi. Grazie. Grazie moltissimo appunto il nostro presidente di associazione, il professor Gabriele Tomei, che appunto ha riposto al centro il tema appunto della necessità di promuovere la cultura della valutazione, ma non in via adempimentale, bensì mobilitando i saperi in modo plurale. Una valutazione che sappia interpretare e comprendere dunque anche i processi, tenendo in equilibrio molti aspetti, gli aspetti etici anche, il rapporto fra il centro e la periferia, e che tenga insieme appunto anche le diverse tematiche, in qualche modo in modo coerente rispetto a quello, no, che andremo a valutare. Ci ha poi presentato, come vi avevo anche fatto dicendo inizialmente, le linee generali del documento che stiamo scrivendo, toccando gli aspetti che riguardano, su cui mi pare stiamo condividendo, le competenze per la valutazione, quindi chi, su chi poi va a compiere queste valutazioni, quindi appunto la professionalità delle valutatrici, dei valutatori e comunque del sapere che questi devono portare nel momento in cui attuano la valutazione, il tema non indifferente delle risorse, che quindi non sono soltanto quelle umane, bensì anche quelle economiche, e gli spazi dove poi dibattere, dove poi discutere, dove poi evidentemente rendere in qualche modo attivi poi questi esiti, come dicevamo prima, affinché poi questi esiti possano diventare anche patrimonio di chi poi si fa reale agente di cambiamento nei luoghi dove questo cambiamento dovrebbe, e noi auspichiamo, possa avvenire. Quindi ringrazio molto per questa sintesi. Mi avvierei dunque a dare la, parola alla professoressa Maria Carmela Agodi. Grazie mille. Grazie, e naturalmente ringrazio anch'io per l'invito di cui sono particolarmente felice, anche per una vicinanza, come dire, biografica. Sono da sempre socia dell'Associazione Italiana di Valutazione, di cui ho sempre sostenuto gli obiettivi e la missione strategica. Come presidente invece dell'Associazione Italiana di Sociologia non posso che fare riferimento alla variegata molteplicità di competenze specifiche che nel nostro ambito sono presenti e vengono mobilitate in relazione al tema della valutazione. Quelle metodologiche innanzitutto, ovviamente, alcuni dei più importanti rappresentanti delle scuole di valutazione sono anche dei metodologi della ricerca sociale ai quali siamo particolarmente legati da vicinanza e affinità teorico-metodologica, ma in particolare mi sembra importante sottolineare quanto tutto l'insieme della teorizzazione sociologica, che riguarda tutti gli aspetti della complessità dei fenomeni sociali di cui la valutazione che come avrebbe detto Poisson,
riguarda sostanzialmente l'analisi del mutamento sociale, la capacità di intercettarlo, monitorarlo e identificarne i driver, i contesti, i meccanismi, gli esiti e i risultati, costituisce parte specifica di ciò di cui l'analisi sociologica si occupa. Venendo alle due domande che sono state fatte da Donatella Poliandri all'inizio per sollecitare in qualche modo i nostri interventi, quello che io posso dire sull'utilità dello sguardo valutativo e sul contributo che la valutazione in generale può dare alla capacità di apprendere, questo in qualche modo era anche il titolo, no, di questo incontro, alla capacità di apprendere sulle politiche e intorno alle politiche, è chiaro che questa utilità non può essere intesa come esterna alla cultura politica che quelle politiche mette in campo e realizza. Lo stesso modo in cui le politiche vengono formulate, in cui ne vengono costruiti gli strumenti di realizzazione e di implementazione, rende queste stesse in qualche modo valutabili in maniera più o meno efficace e significativa. Quindi una cultura della valutazione è anche una cultura delle politiche. Ricordiamo che in Italia la stessa identificabilità di una politica in quanto tale per la costruzione della nostra cultura politica, della nostra cultura giuridica e della nostra amministrazione è in qualche modo dato relativamente recente, risale ad alcuni decenni fa, di politiche in modo specifico, no? In Italia si è cominciato a parlare dopo un inizio di riforma della nostra pubblica amministrazione, che tuttavia è stata e rimane una riforma totalmente incompiuta. Da questo punto di vista, a me sembra che la sottolineatura fatta da Gabriele Ballarino sulla relazione tra valutazione e pubblica amministrazione, per cui la pubblica amministrazione dovrebbe essere primo oggetto di valutazione, vada in realtà ampliata. A mio avviso la pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione riformata, è il primo strumento di politiche assoggettabili a valutazione ed è il primo strumento attraverso cui una cultura della valutazione produce i suoi effetti. Cioè, io ritengo che dentro Next Generation EU, dentro il progetto di ripartenza del nostro sistema paese, il rilancio della pubblica amministrazione attraverso una cultura della valutazione che informi la pubblica amministrazione stessa, attraverso i concetti di programmazione, partecipazione, responsabilità, controllo, come strumenti di formulazione e attuazione delle politiche, di cui la pubblica amministrazione si renda partecipe responsabile, possa diventare uno strumento fondamentale che consenta poi alla valutazione esterna di incidere effettivamente.
e di rendere effettivamente la valutazione strumento di apprendimento di una pubblica amministrazione capace di apprendere dalla realizzazione delle proprie politiche e dalla loro implementazione. Ed è proprio la struttura territorialmente differenziata, la possibilità di identificare un livello nazionale, un livello regionale, un livello locale delle politiche che consentirebbe una struttura granulare di valutazione che tenga conto di quell'aspetto fondamentale a cui faceva riferimento Gabriele Tomei, cioè della capacità della valutazione di andare dal livello locale specifico e l'implementazione nei singoli contesti attraverso un livello di astrazione che è costruito in termini teorici e capace di essere nutrito da dati raccolti via via a tutti i diversi livelli, consente effettivamente di arrivare a una valutazione piena delle politiche, dei progetti a cui, di cui queste sono costituite, sino a giungere al livello della cosiddetta missione, dell'obiettivo specifico a cui diversi progetti sono orientati. Il punto di vista specifico della sociologia, in questo senso, è quello che consente, in dialogo con le altre discipline, in particolare con la statistica di cui abbiamo sentito, con l'economia, anche con la sociologia economica, che è una parte della sociologia, è quello che ci consente di costruire e ricostruire di volta in volta i confini dei contesti all'interno dei quali ciascun progetto, ciascuna politica diventa effettivamente valutabile. Perché i contesti non sono oggetti naturali, ma sono oggetti sociali. Sono oggetti sociali che sono embedded, cioè che sono a loro volta innescati all'interno di contesti più ampi e che da questi, per essere analizzati in maniera significativa, hanno bisogno di essere in qualche modo incorniciati, definiti, no? Articolati. Senza però dimenticare, questo è compito specifico della sociologia, tutti i flussi che collegano il contesto di valutazione della politica dai contesti all'interno dei quali questo è a sua volta inserito. Ed è l'identificazione dei flussi che sfuggono al momento della costruzione del disegno delle politiche, l'elemento specifico che un'analisi sociologica di questi flussi di connessione, riconnessione, ci consente di identificare che cosa sfugge di volta in volta, che cosa va riidentificato come elemento che interviene all'interno dei meccanismi che costruiscono e attivano i risultati delle politiche e che cosa fuoriuscendo costituisce quelle sorte di esternalità positive e negative che i sociologi spesso possono segnalare agli economisti prima che queste diventano misurabili. Prima di misurare abbiamo bisogno di identificare e spesso l'elemento di apprendimento emerge perché identifichiamo nell'analisi in contesto quegli elementi che erano sfuggiti
alla predefinizione dei meccanismi di funzionamento delle politiche. In questo spesso consiste l'apprendimento e la richiesta di dati, quindi, che è nel nostro paese una richiesta, come dire, fondamentale, minimale, che la pandemia ci ha insegnato quanto siamo lontani dal vedere soddisfatta, basti pensare ai dati che le regioni forniscono al centro per quanto riguarda gli aspetti epidemiologici e ci rendiamo conto di quanto siamo indietro, ma il tema della identificazione dei dati non è soltanto quello di misura di qualcosa di preesistente, ma è anche della identificazione di elementi che diventano rilevanti e la cui rilevanza emerge e diventa elemento di apprendimento e di nuova conoscenza. Quindi valutazione, ma anche valorizzazione, cioè riconoscibilità di ciò che va preso in considerazione, inserito dentro i modelli e che spesso nei modelli non esiste al momento della predeterminazione delle politiche. Consapevolezza della dimensione connaturata dell'elemento scientifico della valutazione. La valutazione sperimentale non ha significato senza riferimenti teorici e quindi eliminiamo tutte le false dicotomie tra appunto tra disegno sperimentale e disegno teorico. E in terzo luogo, consapevolezza che i contesti all'interno dei quali valutiamo i progetti e le politiche non sono predeterminati, ma richiedono una analisi attenta dei processi e dei meccanismi che spesso nascondono gli aspetti più interessanti dei quali possiamo apprendere sulle politiche per le politiche. Ultimo punto. La pubblica amministrazione non semplicemente oggetto di valutazione, ma la pubblica amministrazione elemento fondamentale per la costruzione di una cultura della valutazione di politiche che siano effettivamente valutabili e capaci di fare dell'amministrazione e della nostra società un'amministrazione che apprende e una società che apprende. Grazie. La ringrazio tantissimo, professoressa Goggi, è complicatissimo e quindi non mi permetterò di fare ovviamente alcuna sintesi del suo intervento, del quale però appunto ritengo forse opportuno rilanciare alcuni punti che sono a mio avviso chiave. Innanzitutto come appunto la capacità di apprendere incrementa e come può incrementare lo sguardo valutativo, quindi come strettamente connesso allo sguardo valutativo. E mi pare un altro elemento rilevante che è emerso è come lo stesso modo, se noi vogliamo costruire ed elaborare una valutazione efficace, significa che dobbiamo anche apprendere a costruire ed elaborare delle politiche che permettano che questa valutazione sia efficace e dunque come la cultura della valutazione attenga pienamente alla politica, alla costruzione della politica stessa. Un esempio che lei fa, ma che ritiene anche rilevante, prioritario, è per l'appunto quello della pubblica amministrazione, cioè per valutare la pubblica amministrazione diventa quindi rilevante riformare la pubblica amministrazione stessa, che quello è già un atto valutativo in qualche modo esso stesso, ha identificato e nucleato il ruolo appunto della sociologia e mettendo in evidenza il rapporto fra identificazione appunto dei contesti dove si svolgono i processi che poi vanno a determinare l'individuazione dei dati che non sono predeterminati e come questo rapporto si ponga in relazione alla misurazione. E molto interessante a mio avviso, che deve emergere, che quindi pongo anche all'attenzione successiva dei colleghi, è il tema della valutazione intesa come valorizzazione di ciò che è rilevante
era appunto anche questo, l'abbiamo detto all'inizio nella nostra introduzione, individuare ciò che è rilevante, che deve essere inserito nei modelli delle politiche e che attualmente potrebbe anche non essere inserito, e come alcuni appunto di questi aspetti invece poi siano più interessanti e determinanti, ai quali comunque noi dobbiamo, un po' l'esplorazione dell'inatteso in qualche modo, come se dovesse essere nuovamente ricompreso all'interno appunto di questi modelli. Quindi io la ringrazio moltissimo, avremo poi modo insomma di approfondire ulteriormente, e passerei dunque la parola alla professoressa Longo. Grazie. Grazie mille, grazie all'Associazione Italiana di Valutazione che ci permette di affrontare un tema diventato ormai cruciale non solo in Italia, ma insomma in tutta Europa, almeno nell'Unione Europea. Io vorrei proprio partire dai punti che tutti hanno evidenziato, ma soprattutto dall'ultimo intervento di Maria Carmela, perché in realtà il punto delle relazioni tra valutazione e politiche e politica è il punto su cui come politologa sono assolutamente più sensibile. La valutazione infatti altro non è che una fase di un processo di policy, e addirittura l'ultima fase di un processo di policy, che è composto da passi molto più compositi. Una politica, una policy intesa come politica pubblica, prima di essere valutata la si mette in agenda politica, si fissano gli obiettivi che attraverso una regolamentazione si vogliono ottenere, si analizzano risposte alternative, si decidono attraverso gli organi preposti, si decide il modello prescelto in base ovviamente agli obiettivi fissati, si creano azioni e poi alla fine di tutto questo la politica viene implementata, cioè le azioni vengono messe di fatto sul territorio e poi ne viene fuori la valutazione. Ma anche lì la valutazione è quindi l'ultima fase di un ciclo del disegno della politica pubblica, ma è una fase che dà origine ad un nuovo avvio di eventuali riforme della politica, perché la valutazione alla fine ha sicuramente l'obiettivo di verificare se gli obiettivi che si erano identificati sono stati raggiunti, ma anche il compito di creare un processo di feedback, cioè un processo che identifichi ciò che non ha funzionato ed eventualmente quindi porti alla riformulazione di tutta la politica o di alcuni aspetti della politica. Se noi consideriamo la valutazione come un processo unico, un unico processo scollegato da questo insieme di attività che devono fare la policy, cadiamo in quella che in scienza politica si chiama modello lo dico in inglese perché insomma è un po' più politically correct, garbage can, che tutti insomma sappiamo che cosa significa. In questo modello teorizzato da Marce Olsen, la decisione è il frutto di una casualità, di un'anarchia organizzata, e quindi le decisioni prese non sono il frutto di un processo razionale lineare che identifica prima gli obiettivi e poi le azioni, ma sono il risultato, come dire, casuale di mettere assieme dentro questo cestino dei rifiuti attori, obiettivi vari e attività che poi sul territorio non sempre, anzi spesso non lo fanno, assicurano coerenza tra le azioni e gli obiettivi. Allora, la scienza politica e tutte le associazioni di categoria di area 14, soprattutto io percepisco comunque, ma anche con altri, con gli statistici, una comunanza di visione su questo, è necessario che identifichino innanzitutto questo specifico ruolo
della valutazione inserita all'interno di una policy, di una politica pubblica, e nello specifico la scienza politica dovrebbe in qualche modo chiarire, studiare i modelli decisione di politica pubblica e non solo a livello nazionale. Le politiche pubbliche sono multilivello, alcune addirittura a livello globale, ma la maggior parte perlomeno partono dal livello sovranazionale dell'Unione Europea per poi entrare a livello nazionale e poi scendere, soprattutto in un paese ad alta decentralizzazione come l'Italia, a livello regionale ma anche subregionale. Quindi identificare modelli che sostituiscano questo garbage can, che comunque dovrebbe essere un modello che purtroppo molti studiosi di politica pubblica italiana hanno identificato essere quello prevalente in Italia e che invece dovrebbe essere utilizzato solo nei momenti, diciamo, emergenziali, nei momenti in cui un problema salta fuori e che non si riesce a organizzare per mancanza di tempo, invece è diventato un modello costante. Invece un passare da un modello appunto di questo genere a un modello razionale che definisca un ciclo coerente di policy e che inserisca la valutazione e la cultura della valutazione all'interno di questo processo. Perché alla fine cos'è la valutazione? Cioè qual è il perché si valuta e perché e che cosa si intende per valutazione? Cioè la valutazione non è un'attività fine a se stessa, ma cosa e come valutare dipende dagli obiettivi di politica che ci siamo che il sistema politico si è dato e al fine di verificare se c'è coerenza tra le azioni, gli strumenti di policy e gli obiettivi che si erano identificati. Su quanto attiene esempi, come dire, di questo processo ne abbiamo tanti, non mi soffermo, dovremmo fare specifiche riunioni su questo, ma la valutazione del sistema della ricerca e dell'università, per esempio, è un campo in cui si ha molto da dire in termini di modelli di garbage can piuttosto che di modelli a razionali o a ciclo di policy. È una delle politiche in cui il multilivello è più evidente ed è più evidente l'incoerenza tra il multilivello, cioè le modalità di valutazione del, per esempio, della ricerca, del IRE, dell'Unione Europea, dei fondi dell'Unione Europea, ma anche dell'IRC, sono talmente differenti da quelli che poi vengono utilizzati dai sistemi nazionali, cioè PRIN, ANVUR, eccetera, e ancora così differenti dall'autovalutazione che la 240 ha indicato nella valutazione specifica del livello locale, cioè quello dell'Ateneo, che appunto è veramente un campo di studi molto importante, ma come appunto poco fa sottolineava Maria Carmela, anche la gestione della policy dell'emergenza della pandemia ha dimostrato che l'incoerenza molto forte, no, tra gli obiettivi, o meglio non tanto l'incoerenza ma proprio il garbage can, il modello del garbage can. A questo, su come valutare, cioè su come organizzare la valutazione, io non voglio spendere altre parole perché sono assolutamente d'accordo con quello che è stato detto dai colleghi, cioè la valutazione che deve essere il frutto di una cultura della valutazione che deve essere fatta da professionisti della valutazione, che deve essere però anche non fine a se stessa, cioè la valutazione non deve essere finalizzata a stilare graduatorie dei bravi e dei cattivi, ma a riformare sistemicamente le cose che non funzionano. Mi permetto di aggiungere sullo specifico tema della valutazione che dovremmo
inserire nell'ambito di questa cultura della valutazione, che diventa anche, che ci aiuta anche a imparare cose nuove, dovremmo inserire nuovi topic, anzi nuove issues, cioè la valutazione di cosa? La valutazione dell'efficienza rispetto a cosa? Sicuramente agli obiettivi che ci si pongono, ma anche a determinati aspetti della convivenza sociale che negli ultimi anni si sono rivelati estremamente importanti, ma che all'interno dell'impatto valutativo ancora non sono considerati. Mi riferisco per esempio alla valutazione dell'impatto delle politiche, dei processi sulle politiche di pari opportunità, e non solo quelle di genere, attenzione, ma anche quella rispetto all'influenza e all'impatto che hanno le politiche e i processi sui vulnerabili, sui più deboli, sui migranti e sui soggetti appunto con esplicite e definite vulnerabilità. Questo è un elemento molto importante che dovrebbe però appartenere non solo, ecco qui torno e chiudo, tornando all'inizio del tema che ho posto, questi temi dovrebbero essere oggetto di valutazione, ma perché l'attenzione a questi temi poi deve essere inserita a monte nell'ambito degli obiettivi della politica, delle politiche pubbliche, e quindi poi valutarne l'impatto. Grazie. Ringrazio la professoressa Longo appunto per il suo intervento, che in parte ha anche ripreso le tematiche sollevate dalla professoressa Agodi, riprendendo i temi della complessa relazione fra politiche pubbliche e valutazione di fatto, sottolineando come appunto nel nostro paese spesso le decisioni vengono prese, ecco, io sarò più in modo casuale, in modo per lo più casuale, e che è stato identificato come esse appunto questa modalità di prendere decisioni sia il modello prevalente e costante nel nostro paese, e come in qualche modo rilanciando la necessità invece di identificare un modello razionale del ciclo della policy che includa dunque direttamente la valutazione al suo interno. Sottolineerei anche l'importanza data dalla professoressa Longo che condivide come la valutazione non debba essere fine a se stessa, ma debba essere proprio strumento di riforma, e quindi che abbia come sua finalità prevalente di fatto il miglioramento poi complessivo, quindi chiaramente non rifacendosi esclusivamente o comunque unicamente o per lo più superando l'idea di premi e punizioni, ecco, sto molto sintetizzando. Ma mi pare molto interessante anche, devo dire, in linea con il documento che anche Aire sta scrivendo, l'identificazione di nuovi topic, per l'appunto che vengono identificati dalla professoressa Longo come appunto relati alla convivenza appunto della vita sociale, insomma, ma che hanno quindi prettamente a che fare con l'impatto delle politiche pubbliche dal punto di vista delle pari opportunità, sottolineando come chiaramente queste politiche pubbliche, per essere valutate in questa direzione, debbano contenere se stesse questi obiettivi. Quindi ringrazio moltissimo la professoressa Longo e appunto a questo punto darei la parola invece alla professoressa Rizzo, alla quale do la parola. Grazie. Grazie. Grazie di cuore. E naturalmente mi associo anch'io ai ringraziamenti all'Associazione di Valutazione, al tuo presidente, a Gabriele Tomei e anche al dottor Pagliandri, sia per la gentilissima presentazione che ho offerto, ma sia anche per questo sforzo non trascurabile di sintesi di contributi e di interventi di grande spessore. Questo incontro ci consente ci dà l'opportunità di riflettere su un tema che è fondamentale per il nostro paese in un momento storico particolare, come è stato ricordato, e nel quale però alle drammatiche difficoltà di questa situazione si accompagnano forse per la prima volta dopo tanti anni concrete opportunità e prospettive di sviluppo. E quindi, proprio in questo momento, ogni occasione di dibattito su come rafforzare il ruolo della valutazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico è essenziale per la crescita e quindi quanto mai opportuna.
E devo dire, particolarmente significativo da questo punto di vista, per questo incontro, è l'opportunità che Live ci offre di sviluppare una riflessione, questa riflessione in un contesto, in un dialogo, nel contesto di un dialogo multidisciplinare, che è tanto necessario per affrontare problemi complessi, quanto purtroppo in misura insufficiente sistematicamente praticato. E sulla diciamo importanza di questo dialogo multidisciplinare, l'importanza di questo dialogo multidisciplinare emerge in tutta la sua evidenza dalle considerazioni che sono i colleghi e le colleghe che mi hanno preceduto hanno svolto fin qui, e che pur guardando al problema da angoli disciplinari diversi non potrò fare a meno di richiamare, perché sicuramente così è essenziale a quello che può essere lo sguardo offerto dall'economia pubblica. Ora, chiaramente non eviterò di ripetere le osservazioni già formulate, mi concentrerò un po' su alcune osservazioni che riguardano il piano nazionale di ripresa e resilienza, più che altro per le implicazioni che può avere per la valutazione, in modo da affrontare le domande appunto che ci aveva posto la dottoressa Bogliandri, quanto è utile lo sguardo valutativo e quale ruolo può svolgere. Ora, io penso che sia opportuno, innanzitutto vorrei premettere che mi sembra opportuno ampliare la prospettiva nella quale considerare la valutazione e dal punto di vista dell'operatore pubblico. E a questo proposito credo che le osservazioni svolte da Badalini prima, e specialmente da Maria Carmela Gori dopo, e più recentemente da Longo, siano diciamo sicuramente di grande rilievo. Perché? Perché diciamo focalizzano l'attenzione su un aspetto fondamentale, che è quello delle gambe sulle quali deve muoversi qualunque processo di valutazione, e il ruolo fondamentale che la pubblica amministrazione ha per la riqualificazione, per l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica. Ora, una prima considerazione, appunto partendo dal PNR, è che certamente la disponibilità finanziaria che mette a disposizione senza precedenti, ma senza trascurare il quadro più complessivo finanziario pluriennale del Fondo per lo Sviluppo di Coesione, dei fondi di durata quindicennale, che quindi diciamo rendono questo momento il ruolo della valutazione particolarmente importante. E a questo proposito, richiamando diciamo una affermazione del Ministro dell'Economia Daniele Franco, che in una recente audizione alla Camera, alle commissioni congiunte del Senato e della Camera, ha sottolineato come il PNR costituisca un esercizio di apprendimento senza precedenti per le istituzioni italiane. E appunto bisogna partire proprio da questo, dalla consapevolezza dei problemi che hanno afflitto il nostro paese nel passato per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione degli investimenti e delle riforme, e anche dalla quindi ore del recovery plan del PNR sta nella necessità di costruire e mettere in pratica la capacità di ben progettare, di realizzare in tempi definitivi senza rinvii e dilazioni, ed è essenziale effettuare in modo sistematico valutazioni ex ante, monitoraggio in itinere e valutazioni ex post delle politiche sulla base delle evidenze. Il ricorso all'evidenza empirica non è più rimandabile, e le analisi economiche che diciamo sono applicate a problemi specifici e inserite nel processo di decisione del policy making possono certamente aiutare il decisore pubblico nella definizione delle politiche, mostrando cosa funziona, cosa no, e come disegnare programmi di intervento efficaci. D'altra parte, la valutazione è importante sia perché può fornire una stima prospettica degli effetti di alternative, di opzioni alternative, ma anche perché esiste una messe, una quantità di valutazioni esistenti delle politiche passate che possono dare indicazioni sugli strumenti che hanno funzionato, su quelli che non hanno funzionato, e anche su quali diciamo soluzioni apportare per migliorarne l'efficienza e l'efficacia. A questo proposito esiste per esempio una grande quantità di informazioni sulle valutazioni condotte in Europa nel periodo 2015-2020 a proposito dagli stati, quindi dalle
dalle autorità di gestione dei programmi operativi e che sono state censite sistematicamente, sintetizzate dal progetto Evaluation Health Test. Ecco, quello che emerge per esempio è che con la cautela d'obbligo questo patrimonio informativo va certamente considerato, anche se si tratta di informazioni da maneggiare con grande cautela, come in un recente volume l'apologo dell'economista Massimo Florio per esempio riporta i risultati di una meta-analisi che svolta al riguardo, in cui in un esercizio di peer review su oltre 500 rapporti l'evaluation help desk aveva appunto concluso che 2/3 avevano gravi carenze e quindi che i risultati erano incerti. Quindi la valutazione, mi ricollego a qualcuno che prima ha detto, attenzione, la valutazione è importante ma non comunque, va sviluppata secondo metodiche e secondo approcci che siano scientificamente fondati e che quindi garantiscano e che quindi diano le premesse per risultati adeguati. Ora, attenzione, non si tratta di valutare solo programmi, progetti, ma di rendere possibile la loro attuazione nei tempi e nei modi previsti. E per fare questo, è stato già detto precedentemente, è la cultura valutativa, l'adozione di una cultura di valutazione sistematica è essenziale, ed è essenziale il rafforzamento dell'amministrazione pubblica, che ha una dimensione sia quantitativa che qualitativa. Maria Carmela Godi ha richiamato che talvolta il limite degli economisti può essere la considerazione delle organizzazioni come delle scatole nere in cui entrano input e magari vanno descritti come capitale, lavoro, per dare luogo poi ad output che possono essere variamente misurati. Ora, c'è una piena consapevolezza in questo, e lo sforzo, l'approccio multidisciplinare è importante, che la valutazione di un'organizzazione non è solo la misurazione di input ed output, ma è piuttosto un'analisi degli obiettivi che chi ci lavora ha internalizzato, dei vincoli, delle risorse disponibili che condizionano le azioni, dei risultati che vengono ottenuti in rapporto agli obiettivi e nel confronto con organizzazioni simili, soprattutto l'importanza del benchmarking è fondamentale e alla fine come Francesca Longo sottolineava, ma anche Tomei, deve essere un contributo condiviso al miglioramento, non è tanto un problema di giudicare e valutare, giudicare e stilare graduatorie, quanto fornire un contributo condiviso al miglioramento che non può che nascere da una consapevolezza e da una cultura sistematica della valutazione interna alla pubblica amministrazione, alle organizzazioni pubbliche. Ora, anche a questo riguardo, l'esperienza che è stata maturata fin qui va considerata e valorizzata, e cioè la praticabilità dell'effettiva del miglioramento della pubblica amministrazione rispetto alla quale la valutazione svolge un ruolo essenziale non può essere data per scontata e richiede una riflessione per esempio attenta sugli esiti del decreto legislativo 150 del 2009 che ha trovato attuazione sulle carte, anzi pensiamo file ponderosi, densi di tabelle, organigrammi, ma obiettivamente non nei risultati. Ora, al di là delle incertezze istituzionali che hanno accompagnato l'esistenza fin dai suoi primi anni, anche in relazione ai soggetti diversi che si sono alternati nella responsabilità di valutazione e monitoraggio, la CiVIT, l'ANAC, poi è passato di nuovo al Dipartimento della Funzione Pubblica, quello che a me interessa qui sottolineare è che non si può trascurare che le problematiche emerse in termini di efficacia e di ricaduta effettiva sul comportamento della pubblica amministrazione hanno denotato, emerse con grande rilievo e sono emerse con grande rilievo per esempio nella relazione che già nel 2012 era stata fatta a questo proposito. Cioè, una delle maggiori criticità riguardava l'appropriata definizione di obiettivi, indicatori,
target e i termini di rilevanza e di misurabilità effettiva. E ancora, diciamo, il fatto che fossero, si definissero risultati positivi particolarmente elevati nel conseguimento della gran parte degli obiettivi strategici rendicontati da parte di tutte le amministrazioni, chiaramente dava un senso, appariva abbastanza irrealistico e quindi specialmente in contrasto con la percezione dei cittadini sull'efficacia dell'azione delle amministrazioni pubbliche centrali. Ora, io non voglio chiaramente dilungarmi sulla storia, ma credo che l'esperienza ci debba essere di grande utilità. E confesso che dal 2014 in poi non ho più seguito in modo sistematico l'evoluzione di questo processo, ma da qualche ricerca episodica, svolta per lo più per ragioni didattiche, mi sembra che quelle considerazioni abbiano ancora una certa attualità, che ancora oggi, ed è in questo secondo me che si può, diciamo, sostanziare l'indicazione della diciamo, la necessità di una cultura valutativa, una cultura di valutazione sistematica, ancora oggi la tendenza a non definire obiettivi da parte del decisore politico, da parte della, della politica, sfuggire alla definizione di obiettivi chiari, misurabili, ben identificati, che quindi possano dar luogo a un processo di valutazione che possa conseguire i risultati attesi. D'altra parte, diciamo, da questo punto di vista è chiaro che, diciamo, la valutazione si presta a interpretazioni molto varie, è un concetto multiforme e, diciamo, ha una tradizione consolidata nelle discipline economiche, riguarda sia il livello macro che quello micro, quindi diciamo la programmazione così come il singolo intervento, l'organizzazione produttiva pubblica così come il singolo servizio. E la cassetta degli attrezzi è certamente molto ricca. Ora, naturalmente, approcci e metodologie diverse sono applicabili a secondo dell'oggetto specifico e c'è anche dibattito su metodologie consolidate, internazionalmente riconosciute, per esempio per la valutazione dei progetti pubblici, come l'analisi costi-benefici. Ma c'è da chiedersi in questo contesto, è ancora sufficiente in un contesto di crisi come quello attuale, diciamo, l'analisi costi-benefici così come la conosciamo, per esempio, è ancora diciamo è sufficiente, per esempio, la valutazione del costo del lavoro con il prezzo ombra, va integrata, pensiamo alle analisi di valore aggiunto o moltiplicatore, ma ne va trascurato lo spazio da attribuire ai profili distributivi attraverso ragionevoli criteri di aggregazione del benessere degli individui e quale spazio dare a valutazioni di tipo qualitativo. Un complemento, per esempio, all'analisi costi-benefici che tiene in considerazione un criterio esclusivamente di tipo monetario può venire da analisi multicriteriali che permettono di tenere invece di considerare valutazioni tipo qualitativo secondo più criteri che possano essere pesati ex ante dal decisore pubblico. E d'altra parte, come valutare nell'ambito della valutazione della performance delle organizzazioni pubbliche che spesso sono multiprodotto, è evidente che metodi basati su semplici indicatori possono essere insufficienti, mentre è opportuno utilizzare approcci diversi, pensiamo ai metodi non parametrici quali il data ed environment analysis. Insomma, il punto è, e vorrei diciamo richiamare questo aspetto fondamentale, che alla fine la valutazione è un elemento, diciamo, essenziale per una funzione importante, è proprio la riduzione delle asimmetrie informative tra decisore pubblico e cittadino e rendere le decisioni pubbliche trasparenti, garantire e migliorare la democrazia dei meccanismi. Francesca Longo lo richiamava precedentemente, ma così anche Maria Carmela. L'informazione, cioè, un ruolo cruciale è svolto all'interno della valutazione d'azione, che è essenziale per la dialettica fra società politica, tra società politica e funzione pubblica. Ora, la democrazia formale senza questa discussione pubblica può degenerare rapidamente in cattura delle decisioni da parte di interessi più o meno organizzati. La riflessione economica, da questo punto di vista, la political economy ci fornisce ampia evidenza e ampi modelli concettuali ai quali fare riferimento.
apprendimento. Allora, e quindi vado a chiudere, il ruolo della valutazione e diciamo, l'importanza della valutazione va di pari passo col ruolo strategico che l'informazione ha, sia per e questa informazione è stato detto precedentemente, l'importanza di un'informazione aperta, disponibile, di avere dati affidabili, ma l'aspetto fondamentale è che sia è necessario investire risorse finanziarie in modo da stabilire che e anche da avere che ogni metodologia e ogni banca dati usata per qualsivoglia valutazione sia disponibile al mondo della ricerca perché possa essere replicata in maniera indipendente. Quindi la ricerca è un complemento accademica, è un complemento essenziale e diciamo la replicabilità delle analisi che si fondano sulla piena disponibilità dei dati è certamente una aspetto importante. E tanto per richiamare esperienze pregresse, finalmente è diciamo auspicabile che sia possibile la che sia messa a disposizione delle organizzazioni pubbliche, della pubblica amministrazione nel suo complesso, una piattaforma unitaria delle informazioni e dei dati che realizzi un sogno che ormai è inseguito da anni e finora mai realizzato sulla interoperabilità delle banche dati e delle, diciamo, delle amministrazioni. Quindi in conclusione è certamente importante lo svolgimento di una di un approccio condiviso dai diversi saperi alla valutazione, avendo presente che le gambe sulle quali può camminare qualunque progetto di ripresa di ripresa del nostro paese è quello di una amministrazione di organizzazioni pubbliche efficienti, consapevoli, che sposino questa filosofia, questa pratica della valutazione e alle quali certamente vanno anche sperimentate le opportunità che vengono offerte dalla tecnologia, dall'intelligenza artificiale, perché possono offrire prospettive nuove sia di tipo metodologico sia di tipo applicativo per la valutazione. Grazie. Ringrazio molto per i tantissimi spunti che la professoressa Rizzo ci ha offerto, sicuramente riprendendo un tema che condividiamo, cioè l'aspetto di come appunto anche quello che sta accadendo, no? Il momento storico che stiamo vivendo possa rappresentare di fatto una concreta opportunità di sviluppo a partire da questa riflessione anche multidisciplinare. Ho trovato molto interessante lo spunto di considerare il PNNR come un esercizio di apprendimento senza precedenti per le istituzioni pubbliche italiane. Che... Diciamo, questo diciamo, è una citazione. Lo so, però mi rendo conto. Non a caso è un economista. Esatto, quindi voglio rendere merito chiaramente a un'intuizione, secondo me, molto rilevante. Credo che anche appunto i colleghi del direttivo appunto concorderanno, perché che pone appunto in questo modo al centro, cosa che comunque da questo dibattito è emerso, il ruolo fondamentale che ha la pubblica amministrazione proprio per l'utilizzo efficace ed efficiente dei fondi che avremo a disposizione. Che cosa vuol dire quindi? Non è soltanto il tema del valutare, ma anche di rendere esigibili questi progetti, che l'esigibilità di questi progetti è insito, come dire, nel processo anche di valutazione medesimo, chiaramente nei tempi e nei modi. Ho trovato anche molto interessante l'idea, noi stiamo guardando al futuro, cioè oggi abbiamo in qualche modo un'azione di sviluppo, ma è vero che ripercorrere anche quanto fatto, chiaramente con tutti gli aspetti diciamo cautelativi, ma avvalerci del patrimonio informativo precedente, che chiaramente seppur maneggiato con cautela può essere considerato come estremamente rilevante, perché anche quello che forse ci permette anche di far sì che, proprio perché non si tratta di valutare programmi e progetti, ma si tratta di renderli esigibili e per fornire un contributo condiviso al miglioramento che dovrebbe essere interiorizzato dalla pubblica amministrazione, non si può disperdere, ma anzi si deve valorizzare quanto finora è stato fatto proprio utilizzandolo. Altro punto interessante è l'idea
che è vero che abbiamo molti approcci, molte metodologie che dipendono ovviamente dall'obiettivo che viene perseguito, ma è vero quanto deve essere rilevante interrogarsi su quante queste metodologie possono permetterci concretamente di rilevare anche quanto sta accadendo. È interessante tutto l'accenno a, appunto all'analisi, alla valutazione multicriteriale, quindi cosa porre accanto agli indicatori, o il dialogo comunque fra quali quantità si ripone, fra quali e quali quantitativo insomma si ripone alla nostra attenzione. Chiaramente quanto diventa importante l'aspetto informativo della parte valutativa, no? La dimensione informativa che è nodo cruciale anche per la democrazia, a cui appunto la professoressa Rizzo ci ha in qualche modo riportato, e quanto possa diventare rilevante, ma questo ce lo siamo detti in molti, la chimera dell'interoperabilità delle banche dati, dell'interoperabilità delle amministrazioni, di quanto questa rete informativa debba diventare veramente aperta e realmente disponibile ed esigibile in qualche modo. Quindi la ringrazio moltissimo. Mi scusi se solo posso. Sì, prego, certo. Nella fretta di chiudere, perché credo di aver utilizzato un po' di tempo in eccesso, nella fretta di chiudere, un altro aspetto che penso possa essere utile al dibattito, nell'utilizzo nel valorizzare le pregresse esperienze, vuoi per coglierne i limiti, vuoi per prenderne il buono che c'è, qualcuno aveva si è accennato solo vagamente al concetto della governance. Ecco, e quali soggetti dovrebbero essere coinvolti nella valutazione? Ecco, io personalmente penso che piuttosto che ricorrere a strutture esterne sarebbe consigliabile sfruttare le risorse esistenti, e anzi questa può essere l'occasione per riorganizzare o comunque razionalizzare la pluralità di soggetti di valutazioni, che già di valutatori a tutti i livelli che esistono. Siccome ci sono tanti nel dibattito, più volte emerge l'ennesimo organismo autonomo indipendente, ecco, avevo dimenticato di dirlo, ma penso che questo sia, ci tenevo a sottolinearlo, la razionalizzazione dell'esistente, ovviamente integrato con le competenze dentro le amministrazioni che sono necessarie. Scusi, mi taccio. La ringrazio tantissimo, perché il tema della governance è veramente molto rilevante. Chiederei a questo punto, passo la parola al nostro ultimo relatore, il professor Tomasoli, e la prego quindi di prendere la parola. La ringrazio molto. Vedo che il professor Crocetta ha avuto modo di riconnettersi con noi e ringrazio. Grazie mille. Prego. Grazie Donatella. Innanzitutto sono consapevole che sono l'ultimo relatore, quindi cercherò di essere rapido e contenuto nei tempi che mi sono stati dati, anche perché molte cose che condivido sono state già dette. Vorrei dire soprattutto che quello che dirò rappresenta anche il punto di vista della Società Italiana di Antropologia Applicata. Ho avuto modo di consultare i membri del consiglio direttivo sui temi che avrei affrontato, che rispondono bene alle domande che hai posto all'inizio. Comincerò dalla prima: quale ruolo può svolgere lo sguardo valutativo? E qui avrei tre cose da dire. La prima è che l'apprendimento istituzionale deve essere un obiettivo strategico della valutazione. E questo nesso tra valutazione e apprendimento istituzionale non è per nulla scontato, almeno nella mia esperienza. Io ho lavorato soprattutto nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, all'interno del nucleo di valutazione del Ministero degli Affari Esteri per la cooperazione, nella Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e vi posso assicurare che la valutazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano non ha necessariamente comportato un apprendimento istituzionale da parte del Ministero, ma direi anche di più: ho partecipato a valutazioni svolte nell'ambito della Unione Europea, dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Unione Europea, che comprendeva tanto l'aiuto di emergenza, l'aiuto umanitario, che l'aiuto allo sviluppo. E quello che veniva fuori in quegli anni, sto parlando della fine degli anni 90, era che non c'era un apprendimento istituzionale anche all'interno
di strutture che hanno una storicamente una solidità istituzionale e anche un'articolazione normativa molto più approfondita rispetto a quella dell'amministrazione pubblica nella quale ho lavorato. E mi sento di dire lo stesso anche nel lavoro che sto facendo adesso. Io mi occupo, si è parlato di democrazia, io mi occupo di programmi di assistenza alla democrazia e vi assicuro che la valutazione dei programmi di assistenza alla democrazia, siano questi programmi di rafforzamento dei parlamenti, delle istituzioni della società civile, del sistema dei partiti politici, e dei sistemi elettorali, ecco, tutti questi programmi realizzati con fondi, principalmente con fondi pubblici, non sono soggetti sistematicamente a valutazione, né le valutazioni poche che vengono effettuate informano poi i cicli successivi di formulazione delle successive iniziative. Quindi io qui comincerei a mettere in discussione una cosa che mi è sembrata oggi che sia stata data per scontata, e cioè che facendo valutazione si informano politiche pubbliche. La mia esperienza è piuttosto che molte politiche pubbliche non si basano assolutamente sui risultati della valutazione. Si è parlato di evidence-based policies, di politiche basate sull'evidenza. Io ho avuto più che altro nella mia vita professionale, in vari ambiti, in varie situazioni, nazionali e internazionali, ho avuto l'impressione che invece fosse esattamente il contrario, e cioè che le politiche guidassero la ricerca, l'analisi, la valutazione per giustificare le scelte che erano state svolte a monte. Questo è un grosso problema. Qui, Houston, we have a problem, abbiamo un problema, perché ci stiamo costruendo una realtà che si fonda su un modello di scelta razionale che è distante anni luce dalla pratica che peraltro tutti noi conosciamo, perché si è citato qui il sistema di valutazione o di autovalutazione. E non entrerò nei dettagli perché non vivo molto nell'ambito accademico, ma penso che tutti coloro che sono intervenuti sono consapevoli anche di quanto questo sia valido, appunto, anche a proposito della valutazione delle politiche di ricerca all'interno dell'università, ad esempio. Che cosa io ho incontrato nella mia esperienza? La capacità di apprendere non dipende semplicemente dalla conduzione di studi di valutazione, dipende da alcuni degli elementi che sono stati già indicati da tutti i relatori precedenti. Li riassumo rapidamente. Innanzitutto la definizione di meccanismi di retroazione dei risultati della valutazione nei processi decisionali, nelle varie fasi di quel ciclo di scelta razionale che è stato definito, che spesso però esiste solo sulla carta. L'orientamento della programmazione ai risultati invece che alla mera capacità di impegno di spesa. E in questa conversazione c'è un grande assente. Tra tutte le società che stanno parlando, sono rappresentate qui, manca una società che si occupi di scienze giuridiche. L'amministrazione pubblica italiana è guidata ed è vincolata, a volte in maniera estremamente rigida, al rispetto delle norme che in sostanza definiscono i confini per gli impegni di spesa. E l'attenzione, gli incentivi di carriera, le paure rispetto a possibili conseguenze sul piano giuridico di impegni di spesa errati, sono ciò che ha bloccato a lungo il sistema della pubblica amministrazione italiana, perché l'orientamento della razionalità si fonda esattamente su questo principio: un orientamento alle scelte prima della spesa piuttosto che un orientamento al controllo dei risultati dopo l'attuazione della spesa. E ne dico ancora, la formazione delle istituzioni pubbliche, dei funzionari addetti, sia a livello nazionale, sia soprattutto ai livelli decentrati, le regioni, le grandi aree metropolitane, perché se abbiamo un sistema nazionale, poi tutto quello che dovrebbe sostenere al di sotto non c'è, o è estremamente farraginoso, o è addirittura solo sulla carta, allora non abbiamo un sistema che funziona. La costituzione, questo è stato detto, di repertori di risultati
non solamente di dati, ma di risultati delle valutazioni condotte, che organizzati secondo criteri di fruibilità semplice da parte dei differenti operatori e dei decisori istituzionali rispetto a temi, settori, aree di intervento. E la conduzione di valutazioni di sintesi che raccolgano le lezioni dell'esperienza in relazione ai principali settori o temi di intervento. Nella maggior parte delle situazioni mi sono reso conto che esistono le lezioni dell'esperienza, semplicemente non esistono degli studi che rimettono insieme e distillino queste lezioni. E bisogna superare i confini angusti delle valutazioni di programma o di singolo intervento. Il secondo punto su quale ruolo possa svolgere lo sguardo valutativo, in parte si basa su quello che è stato detto, ma spero anche di ampliarlo. Ed è questo: promuovere una cultura della valutazione significa non solo riformare profondamente la pubblica amministrazione, questo mi sembra che siamo tutti d'accordo e tutti lo hanno sottolineato, ma significa anche trasformare l'interfaccia tra la pubblica amministrazione e tutti i soggetti con cui la pubblica amministrazione lavora, e soprattutto quelli coinvolti nell'erogazione di servizi pubblici, sia soggetti del settore privato, sia soggetti del terzo settore. E questo è un punto cruciale, siccome, come dicevo prima, le valutazioni spesso sono incentivate dalla prescrizione dell'ente finanziatore. Se cambia la cultura della pubblica amministrazione, e questo diventa un elemento sistematico dell'azione della pubblica amministrazione, chiaramente ci sarà un effetto di adeguamento e di trasformazione in tutti coloro che interagiscono con la pubblica amministrazione come enti esecutori o come enti realizzatori. E qui vedo due elementi di riforma. Diciamo una riforma con la R maiuscola, una grande riforma, la macro riforma o le macro riforme che sono necessarie. E qui molto si è detto, ad esempio trasformare la pubblica amministrazione da un apparato organizzato a assicurare il rispetto di norme che autorizzano la spesa, con pochissimi incentivi a valutare i risultati sul terreno, in un sistema più coerente che ponga al centro della programmazione i risultati, che sia più esplicito in merito alla teoria del cambiamento che attraverso le politiche pubbliche si vuole realizzare, e una comprensione anche degli ostacoli a quel cambiamento, sia sul piano formale sia sul piano informale, cioè gli ostacoli che in effetti sono contestuali. Si è fatto un richiamo molto, molto importante al tema del contesto. Purtroppo nella formulazione, nelle fasi di formulazione, nelle fasi di disegno, spesso il contesto non è sufficientemente conosciuto. Questo quindi richiede una flessibilità nella programmazione, della quale dovrebbe essere anche consapevole e alla quale dovrebbe contribuire la stessa valutazione. E poi direi delle riforme piccole, delle riforme però che riguardano più l'elemento della concretezza, della quotidianità. Perché è importante dimostrare singoli e anche parziali successi, perché sono quelli che dimostrano l'efficacia di quello che stiamo dicendo, e cioè che la valutazione serve e che è rilevante. Purtroppo ci sono molte storie che non sono conosciute rispetto a questo, quindi raccogliere le tante storie di successo in questo senso, quelle ad esempio fondate sull'appropriazione locale da parte di attori coinvolti nelle iniziative. Il professor Tomei si riferiva alla valutazione partecipata, la qualità dei processi deliberativi, ad esempio, la partecipazione attiva degli utenti finali alla erogazione e alla fruizione dei servizi pubblici rinforzati, l'impatto in termini di riduzione delle disuguaglianze o con riferimento ad altri obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Tutto questo si può analizzare concretamente a una dimensione territoriale decentrata, che darebbe molta solidità e robustezza anche alle cosiddette iniziative di macro riforma. E poi il mio terzo punto su questa prima domanda è una domanda in realtà che pongo a tutti voi, ed è: possono istituzioni vecchie
immaginare e attuare un Next Generation Program. Permettetevi di usare una formula qui. Secondo me quello che sta accadendo è che apparati dello Stato pensati nella seconda metà del XIX secolo cercano di rispondere con le tecniche perfezionate in risposta alle crisi di sistema poste da due guerre mondiali nel XX secolo, alle richieste manifestate con i mezzi di comunicazione e di impegno civico del XXI secolo, da cittadini che vogliono rispondere ai bisogni dei loro nipoti. Questa è la situazione. Sono quelle le istituzioni migliori o possono quelle istituzioni rispondere a questa domanda? Secondo me questo non può evitare di porre un problema sulla qualità dei processi istituzionali e in generale la qualità delle istituzioni coinvolte, la loro cultura, i loro valori, i loro incentivi formali e informali, le procedure, il personale. Qui si tratta di mettere in discussione la razionalità burocratica che dovrebbe attuare, disegnare, attuare e alla fine anche consentire la valutazione del Next Generation o di qualunque altro programma di rilancio. Per questo è necessario che le valutazioni della Next Generation siano anche riflessive, cioè siano tali da mettere in evidenza come le istituzioni, le organizzazioni, come diceva la professoressa Rizzo che mi ha preceduto, pensano alla propria azione, come se la rappresentano, come poi la trasformano in intervento. E quindi analizzare la distanza tra tali rappresentazioni e le pratiche quotidiane di azione, perché è lo scarto tra questi due livelli, quello delle rappresentazioni e quello delle pratiche, che ci dà più informazioni utili per l'apprendimento istituzionale, per capire che cosa, dove, chi deve cambiare. Avrei altre cose, però salto perché voglio passare alla seconda parte, che è significativa e qui chiudo. Quale contributo può dare l'antropologia a questo? Beh, innanzitutto sono d'accordo con tutti gli altri relatori che un approccio interdisciplinare è essenziale per rispondere a questa sfida. Ho parlato di analisi riflessiva, l'antropologia fondandosi sul metodo etnografico può condurre questo tipo di analisi riflessive anche su le stesse organizzazioni. C'è un'antropologia delle organizzazioni che fornisce indicazioni utili in questo senso. Non solo, si parla di sapere esperto nel titolo di sapere esperti nel titolo di questa tavola rotonda. E beh, l'antropologia ha una capacità di ascolto dei soggetti coinvolti nell'osservazione, il cui sapere esperto, tra virgolette, viene posto su un piano privilegiato di analisi al pari di quello del valutatore degli altri aspetti. Quindi questo è un aspetto, secondo me, significativo che appartiene principalmente all'antropologia, che ha anche un'attitudine comparativa che è molto utile per distillare lezioni apprese dalle esperienze. Il secondo punto su questa domanda che direi è che è necessario misurare ciò che conta e non limitarsi a misurare ciò che si può contare. Dobbiamo rivedere le nostre metriche. C'è un'eccessiva tendenza a ripetere quello che già sappiamo. Dobbiamo cercare di misurare ciò che ancora non siamo in grado di misurare, perché questo è quello che comporterà il rilancio per le generazioni future. Quello che non siamo ancora in grado di comprendere, ed è uno sforzo, io ho trovato, che trova molta risonanza anche da parte dei National Statistical Offices, che spesso cercano di analizzare sulla base di indicatori di percezione o di esperienza da parte degli utenti, solo che quel tipo di indicatori sono considerati, a torto o ragione, meno robusti di quelli più quantitativi. E infine, come ampliare i criteri di valutazione per rispondere alle nuove sfide globali del XXI secolo? Io sono stato a contatto con la comunità degli esperti dell'aiuto allo sviluppo che utilizzava principalmente 5 criteri di valutazione. Ho sentito risuonare questi concetti nella tavola rotonda di oggi: efficacia, efficienza, rilevanza, impatto, sostenibilità.
ce ne sono altri utilizzati dalla Unione Europea che hanno a che fare con il coordinamento e ancora altri criteri. Secondo me, sulla base di una riflessione anche condotta nell'ambito della Società Italiana di Antropologia Applicata, l'esperienza della pandemia e della reazione, della risposta nel breve termine e della possibile reazione nella prospettiva di un rilancio, dovrebbe farci considerare altri criteri. Alcuni sono stati citati, qualcuno ha parlato di prevenzione. Io credo che ci siano tre criteri che si possono individuare: la prevenzione, la precauzione e la preparazione. Di preparazione pure si è parlato, quindi prevenzione e precauzione sono stati citati. Secondo me questo consentirebbe di inserire nel quadro concettuale della valutazione categorie analitiche rivolte a approfondire la misura in cui i programmi di rilancio rinforzano o indeboliscono la resilienza dei sistemi che intendono rilanciare a fronte di crisi globali che non sono solo quella che conosciamo, la pandemia, ma le prossime crisi globali o quelle che sono già in corso ma sono meno studiate, come ad esempio quelle legate al mutamento climatico. Concludo ringraziando per questa opportunità, assicurando la nostra disponibilità a fornire commenti alla bozza di testo che è stata fatta circolare e la nostra disponibilità a continuare a essere coinvolti attivamente in questo dialogo, in questo spazio. Grazie. Ringrazio tantissimo appunto il dottor Tommasoli per questo stimolante intervento. Brevemente, prima appunto di provare a fare un po' il punto anche su quanto detto dal professor Tommasoli, successivamente si aprirà un breve dibattito affinché poi abbiamo ancora lo spazio per fare un breve giro con appunto i nostri relatori e quindi pregherei le persone che vogliono fare una domanda o un piccolo intervento, massimo 2-3 minuti, di iscriversi in chat. Ecco, mi pare rilevante perché il professor Tommasoli ripropone il tema dell'apprendimento istituzionale in quanto appunto la capacità di apprendere non dipenda quindi soltanto dalla bontà degli studi valutativi che conduciamo, no? Questo mi sembra molto rilevante perché riprende anche il tema che abbiamo introdotto inizialmente, ma quanto invece è rilevante definire questi meccanismi di retroazione di cui tutti appunto i relatori hanno parlato, di un orientamento orientato ai risultati e non ad altri appunto criteri, quali ad esempio appunto la riduzione della spesa o criteri che sono comunque rilevanti ma devono essere di ispirazione a altro tipo di criteri. Ho trovato molto interessante, su quale mi piacerebbe approfondire magari in un'altra sede, l'idea di superare i confini della valutazione di programma o di intervento che Tommasoli ha definito come angusti, e questo anche l'ho trovato molto molto interessante, laddove effettivamente poi lui richiama da una parte la necessità di valorizzare la dimensione territoriale partecipativa della valutazione, la dimensione decentrata della valutazione, la dimensione prossima come grande risorsa, no? E quindi appunto andare a rilevare la qualità dei processi deliberativi, dei processi partecipativi e probabilmente sottende anche alla promozione di questi processi, e dall'altra parte considerare gli ostacoli intesi anche come i contesti, no? Come ci siamo detti anche prima con la professoressa Godi, spesso sono assenti appunto dai programmi e che quindi da una parte i programmi devono essere resi flessibili, dall'altra evidentemente noi dobbiamo imparare a considerarli molto di più all'interno appunto della nostra programmazione. Infine, riprendendo appunto le domande che pone, abbiamo anche dei giovani fra noi, no? Abbiamo la quinta F, sarà interessante capire qual è il loro punto di vista della domanda del professor Tommasoli, che appunto ci dice come le istituzioni antiche, vecchie, dice appunto come possono immaginare un Next Generation Program, appunto, e ci pone però l'interessante spunto di considerare come molto rilevante l'analisi che può sussistere dello scarto fra la rappresentazione e la pratica, e quindi attraverso una capacità della valutazione di farsi riflessiva, e quanto il ruolo dell'antropologia possa essere rilevante in questi aspetti. Ho trovato molto interessante questa linea di riflessione.
riproponendoci un tema già posto anche da altri colleghi, cioè che dobbiamo imparare a misurare ciò che conta e non solo ciò che sappiamo contare, per l'appunto. E questo porta con sé anche l'idea di individuare nuovi criteri per le domande di valutazione, nuovi criteri della valutazione, oltre a quelli qua citati, molto interessante, precauzione, prevenzione, insomma il professor Tomasoli ha esplicitato molto bene questi nuovi ambiti di riflessione, per l'appunto. Io direi, gli stimoli sono moltissimi, mi auguro di essere stata in grado di trovare il modo di sintetizzarli anche per restituirli alla platea molto ampia dei partecipanti appunto a questa tavola rotonda. Come vi dicevo, aprirei brevemente appunto il dibattito e quindi a qualche intervento anche dalla nostra platea. Ho già due iscritti, sarò inesorabile, dunque massimo 3 minuti per un intervento / domanda, affinché intorno a mezzogiorno e 10 darò di nuovo brevemente la parola appunto ai nostri relatori per rispondere o comunque per fare un ulteriore intervento prima di salutarci e passare invece all'assemblea dei soci AIVE. Mi corre l'obbligo appunto siamo in piena campagna anche ovviamente di tesseramento dell'Associazione Italiana di Valutazione, quindi mi fa piacere ricordarvi quant'è rilevante poi iscriversi a queste associazioni per poter contribuire al dibattito che abbiamo aperto. Questo vale per noi come per tutte le altre associazioni presenti, quindi insomma facciamo una riflessione su quanto è rilevante poi far parte di questi organismi anche per poter riflettere e in questo momento all'interno appunto dell'Associazione Italiana di Valutazione. Quindi mi permetterei di dare la parola, scusate che mi hanno scritto in chat, quindi ve lo dico, a Fabrizio Tenna. Quindi cortesemente si prepara successivamente Vincenzo Lorenzini. Vi prego, 3 minuti, grazie. Per poi stare nei 3 minuti, ringrazio intanto per l'aver organizzato la tavola rotonda e per le cose che sono uscite. Penso che ci sia un altro grande assente nella tavola rotonda, oltre alla parte di scienze giuridiche, ed è un po', anche se in parte rappresentato da Gabriele, il mondo del professionismo della valutazione, diciamo di chi fa valutazione nel privato, non nel pubblico, perché è un aspetto rilevante quello di far parte del privato e quindi di dover vivere di valutazione. La prospettiva mia e poi nostra nel momento in cui abbiamo cercato di lavorare sulla professione è che ci vediamo all'orizzonte tanti rischi. Innanzitutto di valutazione se ne fa tanta e se ne fa tanta anche nella pubblica amministrazione, perché ci sono i nuclei di valutazione, ci sta l'ANVUR, poi ci sono altre agenzie Invalsi che si occupa della parte educativa, e quindi chiedersi anche criticamente perché nonostante ci siano tutti questi soggetti poi non ci sia quello che si chiama apprendimento, forse è una domanda che dobbiamo iniziare a porci anche noi come Associazione Italiana di Valutazione. Il secondo aspetto è quello che vedo come professionista della valutazione che si muove all'esterno e che quindi cerca di vivere di valutazione. Innanzitutto concordo col fatto che la valutazione debba diventare una transdisciplina, in questo senso è fondamentale quello che si sta facendo oggi, no? Nella creazione di un'alleanza, perché il rischio grosso è che ci muoviamo guardando alle foglie e non guardando alle radici della conoscenza. E se guardiamo alle foglie, l'altro rischio grosso che vedo nel mondo della valutazione è il marketing valutativo. E il marketing valutativo sinceramente non se ne può veramente più sentire parlare dei metodi prima ancora di essere entrati nella stanza del committente è veramente una cosa insopportabile. E noi forse come Associazione Italiana di Valutazione, rispettando il pluralismo di tutto e di tutti e di tutte, forse dobbiamo iniziare a domandarci se l'errore, diciamo, più grande che possiamo commettere è quello di non dire nulla rispetto ai vari modi in cui si parla di evidence base e poi si introduce la sperimentazione, oppure si parla di SROI nel sociale, oppure nascono improvvisamente esperienze di valutazione di impatto sociale che tirano per la giacchetta l'amministrazione.
Io penso che se questa alleanza non parte dal presupposto, come ha detto il collega che è intervenuto all'ultimo, ma come ha detto anche la professoressa Godic, che dobbiamo porci al centro del come si arriva alla conoscenza scientifica e quindi non ricercare l'algoritmo sociale o ciò che ci permette di dire con certezza qualcosa prima che la politica venga fatta o dopo, no? E quindi avere l'umiltà di portarsi dietro il committente e gli stakeholders in questo percorso, forse faremo un passo avanti, no? E per fare un passo avanti sicuramente dobbiamo lavorare sul professionismo. Dobbiamo lavorare sul professionismo perché proprio perché è una transdisciplina, il valutatore deve avere, il team di valutazione deve avere come dire, delle competenze e delle conoscenze che un singolo non ha, no? E noi questo lo osserviamo anche sulla nostra pelle facendo valutazione. Quindi bisogna avere anche l'umiltà di partire da questo e bisogna avere anche la consapevolezza che se non diventa una transdisciplina, noi prendiamo ragazzi, perché li prendiamo ragazzi, che non hanno il pensiero critico. Quindi se manca il pensiero critico, manca tutto. E la valutazione con il rischio di diventare una valutazione asservita. E questo è l'altro elemento importante della professione. E la valutazione ha un rapporto col potere, come ce l'hanno tante discipline. Se noi non mettiamo anche a fuoco questo aspetto, corriamo il rischio di perderci anche qua negli slogan e non mettere a fuoco il fatto che se ti rapporti col potere devi avere la possibilità di staccarti dal potere e quindi essere non solo indipendente ma anche essere incluso all'interno di una cornice etica che ti consenta di rispondere a quelle che sono chiamiamole sollecitazioni del committente, no? Io sono costretta a chiedere di... Quindi chiudo qua e grazie per avermi fatto parlare. Grazie molto per le riflessioni appunto di Fabrizio Tenna. Passerei velocemente la parola affinché appunto poi alla fine i relatori possano fare una sintesi anche di questi aspetti individuati a Vincenzo Lorenzini, che pregherei di intervenire, mi raccomando, 3 minuti. Certo. Grazie Donatella, ringrazio naturalmente il Presidente Tomei che ha voluto fortemente questa sessione congressuale a distanza per questa sessione culturale molto intrigante. E faccio brevemente richiamo agli interventi del Professor Ballardino e anche l'ultimo del Professor Tormasoli, i quali mi hanno stimolato per porre un tema e non chiedere naturalmente tanto la soluzione quanto l'attenzione. Quando si parla di valutazione indipendente istituzionale, e per la mia esperienza questo è un tema che in questo frangente potrebbe trovare anche una soluzione da quella situazione drammatica di cui parlava Ballarino, della valutazione istituzionale nella pubblica amministrazione, che oggi dovrebbe addirittura monitorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici in una logica di Next Generation EU. È chiaro che il tema per la nostra associazione è focale quello di formare non solo noi appunto aderenti, iscritti, cultori della materia, ma diffondere il tema della valutazione come competenza intrinseca, tipica e caratteristica che di tutti i soggetti che agiscono nella pubblica amministrazione, a cominciare dagli amministratori, non in quanto politici, no, portatori di voti, ma quanto istituzioni, a capo di istituzioni pubbliche che di valutazione spesso lo vedono, come ben diceva anche Donatella Poliandri, come un adempimento, una perdita di tempo, un mero adempimento. Non può essere così. E direi che anche come esperienza di formatore di chi fa questa attività dentro gli OIV, noi non possiamo accettare che non cambi qualcosa anche nella normativa che Brunetta in queste settimane ci promette di semplificazione,
perché la valutazione diventi un processo revisionale di miglioramento, di resilienza e di rilancio di un'economia, ma anche di una cultura della valutazione che deve essere posseduto. C'è una scolaresca, c'è un direttore di un istituto superiore, anche i giovani, anche i lavoratori, i pubblici dipendenti, i dirigenti addirittura, che di valutazione dovrebbero, come dire, avere un approfondimento culturale quasi essenziale. Cioè la valutazione non può essere una prerogativa di un'elite, come naturalmente la ricerca e la docenza a livello del nostro gruppo di 100 persone di oggi, ma deve diventare una competenza diffusa, una capacità di valutare per decidere, per apprendere e poi decidere e cambiare i comportamenti in una prospettiva di miglioramento continuo. È chiaro che l'OIV, come lo vediamo noi, che poi nella nostra scuola cerchiamo di portare avanti, non può essere un altro controllore, ma deve essere un promotore delle migliori pratiche possibili, anche nell'ottica di migliorare i servizi ai cittadini. E quindi quando si controllerà anche l'impiego ottimale delle risorse che ci darà l'Europa nel recovery plan, noi dovremo, nella misura in cui anche gli OIV e quindi i valutatori indipendenti o magari le agenzie di valutazione devono essere ricchi di competenza, di esperienza e anche di diffusione delle buone pratiche, perché le buone esperienze e se stesse diventano veicolo di formazione ulteriore. La scuola dell'associazione, poi ne parleremo magari anche nella nostra assemblea, e su questo credo ci sta lavorando e lavorerà sempre meglio. Grazie Donatella, grazie amici. Grazie Vincenzo, darei dunque la parola a Marco Bassi e successivamente appunto ci sarà Adriano Scaletta, grazie. Allora, buongiorno a tutti. Come presidente della SIA, Società Italiana di Antropologia Applicata, ringrazio gli organizzatori per l'opportunità che ci avete dato di esprimerci in questo contesto. E ringrazio Massimo Bressan, il nostro vicepresidente qui presente, per averci segnalato questa importantissima iniziativa, e Massimo Tommasoli per il suo contributo che illustra molto bene come l'antropologia può inserirsi in questo contesto. Approfitto solo per segnalare che come Società Italiana di Antropologia Applicata abbiamo dedicato il prossimo convegno che si terrà in dicembre proprio all'ingaggio con il programma strategico di ripresa e resilienza. E quindi se posso metterei il link al call qui al lato nella chat appena finisco, e approfitto anche di questo contesto interdisciplinare per qualificare un po' meglio quella che è l'esperienza antropologica nel campo della valutazione, che in sostanza si traduce in la traslazione di tecniche etnografiche rispetto agli obiettivi specifici della valutazione. Quindi diciamo che si qualifica in modo molto efficace nell'analisi di contesto, in quell'operazione che l'analisi di contesto, soprattutto nell'implementazione dei progetti. Quindi riferendomi anche al contributo di Tomei, penso forse con un po' più di ottimismo di Massimo Tommasoli che è possibile influire, se viene ben organizzata questa iniziativa e viene ben organizzata l'interfaccia con i vari attori istituzionali, è possibile effettivamente influire su quella che è l'implementazione del piano nazionale, un piano nazionale che credo abbia assolutamente bisogno di un'articolazione nazionale di valutazione, proprio perché è uscito un po' velocemente in base delle alchimie un po' medievali, cioè non sappiamo bene come sia uscito fuori, cioè come uscirà fuori questo piano, non c'è stato molto coinvolgimento. C'è stato però tutta una riflessione, come ci ha suggerito la professoressa Francesca Longo,
di articolazione di politiche a livello europeo. Quindi in questo senso è importante il contributo nazionale e la valutazione a livello nazionale, ma rispetto a questo direi, rispetto anche alla bozza che abbiamo visto, che avete gentilmente circolato, direi che ci sono alcuni punti che forse richiedono un po' di attenzione, che sono anche stati richiamati dai diversi relatori precedenti, e il primo è un po' una porre più attenzione a quello che è la questione ambientale, che è una parte integrante del piano. Il secondo è che qualsiasi articolazione nazionale noi facciamo, dobbiamo ricollegarci a quelli che sono gli indicatori identificati a livello europeo. Il terzo, la possibilità di influire anche sul livello, sulla modalità europea di valutazione. E in questo senso forse potrebbe essere utile tentare di interfacciarsi con realtà simili a questa che si sta costituendo in Italia, probabilmente ce ne saranno anche in Europa, in modo di fare una rete a livello europeo. E quindi con questo io certamente chiuderei la mia presentazione, chiudo il mio commento. E dicendo semplicemente un aspetto, che come antropologi noi ci collochiamo senz'altro in quello che il professor Ballarino ha qualificato come un approccio costruttivista o qualitativo, quindi aggiungerei anche partecipativo, interattivo alla valutazione. Questa è la modalità antropologica di fare valutazione, che produce delle descrizioni, quindi dei testi. E noi abbiamo assolutamente bisogno che questa particolarità venga riconosciuta nel processo di valutazione, e siamo però anche perfettamente consapevoli dei problemi di tempistica rispetto alla realizzazione dei progetti e dei problemi di integrazione con dati oggettivi. Sono problemi aperti a cui noi non abbiamo una risposta, ma sono tutti problemi che intendiamo affrontare nel prossimo convegno. E quindi una delle domande di riflessione interna che ci siamo posti per il convegno è quello di capire come possiamo migliorare il dialogo polidisciplinare. Allora, in questo senso, siamo totalmente aperti ai contributi interdisciplinari, in questo senso mi permetto di segnalargli il call del nostro convegno. Grazie. Ringrazio davvero tantissimo il professor Bassi, appunto presidente della Società Italiana di Antropologia Applicata, che non sapevo fosse fra noi, quindi chiedo scusa. Veramente molto rilevante anche il suo intervento e il fatto che comunque abbia avuto modo di partecipare. Passerei brevemente la parola dunque ad Adriano Scaletta, grazie. Sì, buongiorno a tutti, cercherò di essere brevissimo. Io volevo condividere con voi soltanto due punti, molto veloci. Il primo è una riflessione, il secondo riprendere una proposta che è stata fatta, se non sbaglio, dal presidente Tomei. La prima riflessione è che anch'io, come diceva l'amico Tenna, devo dire che insomma la valutazione se ne fa, in realtà se ne fa molta nella pubblica amministrazione, non solo. È vero che non sempre si fa bene, però c'è tanta valutazione in questo momento. Secondo me l'AIB, che è promotrice della cultura della valutazione da tempi non sospetti, può veramente ritagliarsi un ruolo importante proprio per distinguere quello che è il senso e le finalità della valutazione, come stavo detto da qualcuno in precedenza che mi ha preceduto, e l'uso che si fa della valutazione, perché spessissimo c'è una confusione su questo e non tutti, si occupano di valutazione come molti di noi quotidianamente, e magari tendiamo a dare per scontato qualcosa che invece scontato non è. Ripeto, un elemento che io noto in diversi contesti in cui si parla e si fa valutazione è proprio questa grande confusione tra il senso, che come è stato detto è quello dell'apprendimento, del cambiamento, della conoscenza e del valore prodotto, e quello invece dell'uso che si fa delle evidenze che vengono prodotte con gli esercizi valutativi. Quindi una riflessione su questo, che secondo me è
come dire, una missione importante dell'associazione. Invece il secondo punto volevo riprendere e lanciare una proposta di una regia nazionale di valutazione, perché proprio per il fatto che di valutazione se ne fa moltissima e spesso non benissimo, però se ne fa tanta, e come le politiche è slegata in molti casi, si ricomincia da capo, non vengono prese in considerazione, non vengono valorizzate le evidenze messe in evidenza da altri soggetti che magari stanno lavorando su campi, ambienti o territori affini. Urge veramente un nazionale della valutazione, soprattutto nella prospettiva del PNRR. Cioè il PNRR, come è stato detto anche dal presidente Draghi, sarà come dire, definito a livello governativo, ma realizzato, implementato, come noi sappiamo bene, dagli enti locali. Se poi ciascuna attività, ciascun pezzettino del PNRR sarà valutato in maniera completamente distaccata dalle altre, senza una regia comune che abbia quindi un approccio anche federalista, insomma, in un certo senso, come diceva il presidente, credo che possa, che sia un'occasione perduta sia per la valutazione che per il paese. Nel dire questo, e concludo, c'è bisogno forse però di tenere in considerazione che bisogna dialogare in maniera costruttiva con tutti, anche con chi oggi fa la valutazione che magari noi reputiamo fatta male, oppure addirittura dannosa, o addirittura non so, il peggio che possiamo pensare. Ecco, nell'ottica di una regia, chiaramente, dove ci auguriamo che l'AIB abbia un ruolo, adesso non saprei dire quale, il dialogo deve essere fatto con tutti in termini costruttivi, insomma. Ecco. Grazie. Grazie Adriano, a questo punto non vedo ulteriori interventi in chat, mi permetterei appunto di ridare la parola ai nostri relatori per pari opportunità, partendo dal dottor Tommasoli, che era appunto l'ultimo nella sessione precedente di giro, e lascerei per ultimo poi la parola al presidente Gabriele Tomei per concludere e dunque per salutarci e individuare nuovi obiettivi. Prego, professor Tommasoli. Beh, innanzitutto vorrei ringraziare Valeria Saggiomo, che nella chat ha parlato del gruppo tematico dell'AIV Valutare nella cooperazione e lo sviluppo, quindi do certamente la mia disponibilità e se può essere utile anche la disponibilità istituzionale della Società Italiana di Antropologia Applicata a entrare in una conversazione su un tema così rilevante. Quindi grazie, lo farò certamente. Direi solamente una cosa, forse ho dato l'impressione di essere troppo pessimista o negativo. Io invece sono stato realista, diciamo così. Ho detto delle cose basate un po' sulla mia esperienza, ma mi sembra che rappresentassero anche alcuni dei dilemmi o delle sfide che altri relatori avevano sollevato. E se sono qui è perché credo che la valutazione possa dare delle risposte a queste questioni. Quindi benvenuto a questo spazio di dialogo, cerchiamo di ampliare l'alleanza, soprattutto perché nel contesto italiano, sulla mia pelle, posso dire che effettivamente poi alla fine le questioni si giocano anche avendo a che fare con la comunità dei giuristi, e vediamo anche quali altre comunità coinvolgere in questo. Ho sentito con attenzione l'intervento in rappresentanza della comunità dei practitioners, dei professionisti della valutazione, altro aspetto essenziale, e ripeto, a questo punto anche gli altri soggetti, perché io ho fatto riferimento al settore privato e al terzo settore, quindi ritengo che anche lì ci siano degli aspetti di coinvolgimento. Ho tralasciato di fare un commento sull'intervento che aveva parlato di intelligenza artificiale e di dati. Quando parliamo di dati, probabilmente continuiamo a parlare di dati avendo in mente le vecchie istituzioni, quindi dovremmo aprirci di più alla fruibilità nelle valutazioni, per le interpretazioni che sono necessarie da parte dei valutatori, della grandissima mole di dati di cui purtroppo i depositari non sono istituzioni pubbliche. Quindi anche questo è un grosso punto interrogativo che credo che andrebbe affrontato ovviamente dalle amministrazioni pubbliche, ma penso anche da questa comunità di practitioners. Grazie. Grazie davvero, questo appunto finale è un grande spunto di riflessione, grazie. Darei dunque la parola alla professoressa Rizzo per un breve intervento finale.
Grazie. Allora, io volevo soltanto, diciamo, guardare a due aspetti. Innanzitutto vorrei fugare un possibile equivoco. Il mio riferimento alle politiche basate sull'evidenza è quindi un po' che mi è venuto dall'intervento interessantissimo del dottor Tomassoli. Il mio riferimento alle politiche basate sull'evidenza mirava a sottolinearne l'importanza e l'auspicabilità e non a considerarla un dato di fatto. Anzi, a questo proposito, credo che la ricerca scientifica in ambito economico abbia significativamente contribuisca ad aumentare l'offerta di evidenza empirica rigorosa che è messa a disposizione dal gestore pubblico, ma non appare accompagnata da un'analoga tendenza di andamento della domanda di questa evidenza. Quindi, premesso ciò, io credo che dall'intervento del dottor Tomassoli siano emersi due aspetti che importanti. Uno è quello certamente dell'importanza che avevo, ai quali avevo semplicemente accennato nel mio intervento, ma che lui giustamente ha messo in rilievo. Uno, quanto nel nostro paese il processo condizioni il risultato, cioè si sia orientati più al processo, a un adempimento di quello che le norme prevedono rispetto al risultato dell'azione pubblica. Questo certamente è importante, certamente credo che sia una delle considerazioni che sono emerse da quel bilancio sommario di una prima esperienza di applicazione della valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni e sicuramente da una cultura formalistica che diciamo stenta a che è molto presente. Sicuramente penso che gli orientamenti e anche le dichiarazioni che sono state rese e forse anche già gli atti concreti del nuovo governo nel senso di acquisire risorse nuove alla pubblica amministrazione, nuove quindi non solo giovani ma anche con competenze completamente diverse, con competenze tecniche, con competenze che guardino alla soluzione dei problemi piuttosto che soltanto agli aspetti formali, credo che diciamo siano almeno una buona notizia. E quindi questo è un aspetto. E due, è comunque che sicuramente in questa nostra riflessione, i saperi giuridici vadano coinvolti, penso che sia molto importante. E d'altra parte, l'altro aspetto, il richiamo alla qualità delle istituzioni. E il richiamo alla qualità delle istituzioni è estremamente importante, e del resto l'evidenza empirica, la riflessione scientifica lo sottolineano per lo sviluppo lo sottolineano ai fini della crescita. Penso a Chernobyl e Robinson che appunto hanno brillantemente richiamato come i paesi del mondo abbiano diversa capacità di sviluppo anche in ragione delle loro differenti istituzioni, delle regole che influenzano il funzionamento delle economie, degli incentivi che motivano i singoli individui. Ora questo secondo me in Italia ha un aspetto particolare e che va declinato e va considerato sia con riferimento al paese nel suo insieme ma sia con riferimento ai vari territoriali che lo caratterizzano e quindi all'attenzione particolare, magari non in questo contesto ancora non si è posto, all'attenzione particolare che diciamo questi divari che sono di carattere economico, di carattere sociale, ma che sono anche in termini di qualità delle istituzioni hanno e rispetto a questo quindi credo che diciamo non si possa, questi non possano essere sottovalutati. Perché? Perché in presenza, per esempio, di modesta qualità istituzionale, i limiti dell'approccio bottom-up, di un approccio partecipativo, emergono con evidenza e non vanno sottovalutati. Mi fermo qui perché non penso di aver utilizzato molto il vostro tempo e ringrazio ancora per questa opportunità. Grazie, professoressa Arizzo. Darei velocemente la parola alla professoressa Longo. Sì, grazie. Pochissime riflessioni che vogliono sottolineare alcuni spunti che oggi sono emersi. Il primo lo ha sottolineato in maniera esplicita il dottore Tomassoli, la relazione stretta tra qualità
della valutazione e qualità del sistema politico. E questo mi porta a lanciare due temi importanti, anzi forse uno. Il processo di valutazione deve essere anche legittimato dai valutati, e affinché ci sia una legittimazione da parte dei valutati, che poi faciliterebbe e faciliterà la cultura della valutazione intesa come cultura che viene assorbita dal singolo, è necessario che questi processi siano, come dire, accountable, siano responsabili, nel senso proprio dell'accountability dei processi. Seconda considerazione è che a quel punto la valutazione dovrebbe diventare un vero e proprio, come dire, una competenza diffusa, al fine di migliorare il sistema, non solo a livello sistemico, scusate il gioco delle parole, ma anche a livello del singolo, cioè dovrebbe comportare una rivalutazione, una revisione dei comportamenti istituzionali a partire dal comportamento individuale. Terza e ultima suggestione che lancio a live è quella di evitare, e secondo me è appunto un tema da trattare, evitare la contrapposizione tra valutazione qualitativa e valutazione quantitativa. Non sono due modelli opposti, sono due metodi complementari per una valutazione complessiva. L'una non può fare a meno dell'altra, e questo secondo me è una cosa che bisogna assolutamente discutere. Ultimo argomento da affrontare, a mio avviso, è quello della relazione tra i saperi della valutazione e la pratica della valutazione, cioè quale rapporto esiste attualmente tra gli studiosi, chiamiamoli così, e poi i decision makers, i decisori politici e i practitioners. In questo senso ritengo che la richiesta di entrare all'interno di questo dibattito da parte dei practitioners sia veramente un elemento cruciale. Grazie. Davvero una sintesi rilevante, grazie mille, e darei dunque la parola alla professoressa Godi. Sì, io ringrazio tutti perché credo che la mattinata sia stata veramente ricca e sia un ottimo presupposto per una ulteriore collaborazione insieme ad AIV di tutte le nostre associazioni e di altre che sono state richiamate, che sarà importante coinvolgere. E credo davvero che il documento che avete ipotizzato debba costituire non semplicemente una sorta di lettera aperta da inviare, ma un primo passaggio istituzionale rispetto al quale noi ci impegniamo insieme a realizzare degli interventi che facciano, noi parliamo di sociologia pubblica, ma delle nostre scienze sociali, politiche ed economiche, delle scienze capaci di muoversi nella sfera pubblica anche con una autonomia di posizionamento. In particolare appunto su questo tema così importante che è quello della valutazione in relazione a progetti importanti come quello di ripresa e resilienza del paese. Due notazioni velocissime su due temi che sono importanti e che sono stati richiamati alla fine. Il rapporto tra significato della valutazione e usi della valutazione. Ecco, su questo aspetto mi piace richiamare che gli usi della valutazione da parte dei policy maker diventano tanto più cogenti quanto più noi nella sfera pubblica saremo in grado di fare valere il significato della valutazione. Se il significato della valutazione, la sua utilità, la sua capacità di rendere la società stessa riflessiva e capace di riprogettare e mettere voce sulle politiche, gli usi diventeranno cogenti. E ultimo elemento, richiamiamo ancora una volta la dimensione transdisciplinare della valutazione come un elemento di forza. Un elemento di forza che va ribadito sia dal punto di vista della formazione dei valutatori, sia dal punto di vista del riconoscimento delle loro competenze. E
questo non toglie nulla al contributo specifico che ciascuna disciplina è in grado di dare alla costruzione di valutazioni significative e al contributo che ciascuna disciplina è in grado di dare alla formazione dei valutatori. Le professioni non coincidono con una disciplina, ma le professioni possono essere nutrite in maniera specifica da tutte le diverse discipline e le discipline dal punto di vista scientifico diventano così capaci di dare contributi autonomi alla valutazione. Grazie. Con questo richiamo appunto alla dimensione transdisciplinare, che era comunque lo spirito con cui abbiamo provato a costruire questa mattinata, personalmente vi saluto, lascerei la parola e vi ringrazio, lascerei dunque la parola al professor Tomei, presidente dell'Associazione Italiana di Valutazione, per le conclusioni di questa mattinata. Grazie a tutti. Grazie. Le conclusioni sono inevitabilmente un rilancio, ovviamente un ringraziamento ai colleghi e alle colleghe che hanno accettato l'invito e che ci hanno arricchito e stimolato in questa mattinata. Ma un rilancio, riprendendo proprio le ultime parole di Maria Carmela, per un'alleanza verso la costruzione di un sapere valutativo transdisciplinare. Questo credo che sia l'accordo, diciamo, che dalle parole di tutti, ecco, stamani mattina emerge. E questo sapere valutativo transdisciplinare è un sapere che intende valorizzare la valutazione scientifica e responsabile, con entrambi questi termini come connotativi, ecco, di quello sguardo valutativo di cui avevamo parlato, uno sguardo che si rivolge contemporaneamente alle policy, ma anche ai contesti dentro i quali le policy si realizzano, alle istituzioni che queste policy mettono in piedi, disegnano e poi mettono in piedi, alla comunità, diciamo, che in qualche modo partecipa o come destinataria diretta o indiretta di queste policy. Al tempo stesso un'alleanza che favorisca l'utilizzo riflessivo della valutazione prodotta e un'alleanza, un sapere, diciamo, transdisciplinare che accompagni i cambiamenti istituzionali. Io credo che queste siano, almeno nella rappresentazione rapida che mi sono fatto, le parole più importanti e più, per me almeno, significative che da questa mattina escono. Allora, per fare questo noi abbiamo però anche da praticare questa alleanza. Allora, la pratica dell'alleanza avviene attraverso delle occasioni. Allora, una prima occasione la mettiamo subito a disposizione come Associazione Italiana di Valutazione, è la rivista. Abbiamo una rivista RIV, Rassegna Italiana di Valutazione, che per sua natura sarebbe vocata ad ospitare contributi che vogliono dialogare intorno a questi temi. Quindi questo è un invito che faccio a tutte le società scientifiche per immaginare di poter contribuire a questo strumento. Un'altra occasione, sempre, diciamo, ha cominciato Marco Bassi, che ringrazio, indicarci le opportunità dei reciproci momenti congressuali delle varie associazioni, perché queste possono essere degli spazi per ospitare interventi, ma anche disegnare congiuntamente degli interventi. E da questo punto di vista segnalo che l'Associazione Italiana Valutazione celebrerà il proprio congresso 2021 a settembre, tra il 22 e il 24 settembre, e che in questi giorni stiamo facendo uscire la call for proposals, quindi è lo strumento, diciamo, indicato, no? Se volessimo anche inventarci delle sessioni insieme. Il terzo, ma no, non ovviamente diciamo inferiore, occasione di alleanza è questa idea del documento. Inevitabilmente, alla luce di quanto ci siamo detti oggi, quella bozza che ci siamo fatti circolare ha bisogno di essere ripresa e essere aggiornata. Quindi ci prendiamo qualche giorno di tempo per arrivare a una seconda versione che volentieri vi riproporremmo disponibile, appunto, allora a questo punto, a innesti, a commenti, a una lavorazione anche congiunta. Ci diremo e ci direte, insomma, in che misura, con quale impegno, eccetera, perché l'obiettivo di poterla presentare congiuntamente sarebbe veramente un grande traguardo, ecco, di questa alleanza. Per cui prendiamoci, sappiamo che abbiamo bisogno di essere tempestivi, perché diciamo, i temi della programmazione si stanno accelerando, però questa tempestività non deve venire
a impedire, no, di cogliere questa opportunità, se ovviamente lo vorremmo e con quanti lo vorremmo. Grazie ancora a tutti i partecipanti, grazie ancora agli invitati e agli invitati, grazie a Donatella Poliandri che ha gestito magistralmente questa mattinata, aiutandoci a seguirci l'uno con l'altro. Grazie a tutte e a tutti. Grazie. Grazie, grazie Antonella, grazie Gabriele, grazie a tutte e tutti. Grazie a tutti. Grazie. Adesso che succede, Donatella? Rimaniamo collegati? Penso che rimaniamo collegati perché c'è...